E allora, riprendiamo e possiamo dare la parola all'Avvocato Di Peri. Sì, grazie Presidente. Signor Fiduzza, buongiorno. Noi abbiamo poche domande da formulare. Dottore, Avvocato Di Peri, buongiorno. Se per piacere può alzare la voce. Grazie. Può avvicinare il microfono. Sì. Se vuole può anche restare seduto, così si avvicina al microfono, come preferisce. Sì, grazie Presidente. Allora, io vorrei che si ritornasse, signor Spatuzza, sul suo percorso collaborativo che è stato abbastanza complesso e articolato. Lei, ad un certo punto, quando dichiara ufficialmente di volere collaborare, quindi di volersi aprire con l'autorità giudiziaria e quindi manifestare loro degli episodi di cui ha conoscenza di carattere criminale. In che data? Il 17 marzo del 2008. Dinanzi al procuratore nazionale antimafia, all'epoca il dottor Grasso. Bene, ma lei le dichiarazioni relativamente al bar Donei, che le dice coinvolgono Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, sono state rese invece per la prima volta in data 16 giugno 2009, ricorda? Sì, esatto. Quindi per la prima volta lei parla di questo contenuto in questo verbale. Quando invece manifesta l'intenzione di collaborare, oltre quella data che lei ha detto, c'è un verbale illustrativo delle sue manifestazioni di pensiero, delle sue dichiarazioni che ha la data del 26 giugno 2008? Presidente, mi scusi. Allora, facciamo la domanda di vedere. Ricorda lei in data 26 giugno del 2008 di aver reso delle dichiarazioni? Vediamo se ricorda il contenuto, che tipo di interrogatorio fu. Ma qualcosa per quello sì, che è il suo sì, ricordo, sì. No, poi... no, non ricordo perché non... qualche cosa sì, ma non proprio così direttamente. Guardi, per sollecitare il suo ricordo. Sì, prego, prego. Perché... un attimo, facciamolo rispondere e sì. Poi subito dopo eventualmente lei potrà sollecitare il ricordo. Sicuramente della questione dei piloni ne ho parlato. La questione dei? Dei piloni, della questione che legavo io Marcello Dell'Utri alla questione... A Tennele sì, si sì. Riferisce, sì, diciamo, sì. Per capirci quindi tutti. Quindi alcune cose, ma effettivamente non avevo mai detto chiaramente... Quindi lei ha parlato di Dell'Utri soltanto a proposito della questione antenne, sì, diciamo, sì, piloni, esatto. Le ha detto? Sì, no? Sì. Presidente, le antenne no, soltanto dei piloni, poi chiariremo in riferimento a che intanto cosa. Facciamolo rispondere, poi dei, mentre invece di questo episodio del Bardone, ma l'ha detto sì, già sì, prima, esatto, l'ha detto anche ieri, ne parla poi soltanto nel 2009. Esatto, come ho spiegato. Poi ricorda in sede di questo interrogatorio cosa, se lei manifestò un po' quali erano le materie di sua conoscenza, i temi di sua conoscenza in maniera più generale... sintetica, cosa mi ci sembra può dire? Sotto i 180 giorni la questione di Pietro Romeo, di cui ne ha parlato sì, in quell'occasione. Sì, mi sembra che sì, quello rientrava entro i 180 giorni, di cui ebbe a confidare allo Giuliano la questione di stare tranquillo. Di non lo stiamo parlando però non nei 180 giorni successivi, ma di questo esame del 26 giugno 2008, sì. Per quello che lei ricorda, il primo approccio in cui viene fatto un verbale con... Esatto, così apertamente è la data del 16 giugno. 16 giugno, almeno sì. Quello che era. Allora, Avvocato Di Peri, a questo se punto mi consente può anche... di chiarire, perché ieri ricordava bene il signor Spatuzza, si tratta di un verbale che viene reso congiuntamente, lo ha detto anche lui e così è, alla procura di Caltanissetta, di Firenze e di Palermo. È il momento, signor Spatuzza, ci confermi se è così... in cui lei il 26 giugno del 2008 dichiara finalmente di volere collaborare e incomincia e a questo l'ha detto, questo riferire l'ha detto, su fatti di rilevanza criminale. Poi lei ha anche detto che invece per quanto riguarda l'episodio del bar Donei e quindi dei nomi che lei ieri ha fatto, questo è successo in data 16 giugno 2009, è giusto? Sì, esatto. Io desidero adesso che lei
ci spieghi un po' qual è il contesto in cui lei incominciò a fare dei colloqui investigativi. Ieri ne ha parlato di uno che ha collocato nel 2004 col dottor Vigna, però ha detto non è durato molto e qualche altro in precedenza è durata ancora meno. Lei quando ha incominciato a fare colloqui investigativi? Io non ho cominciato perché io non chiedevo colloqui investigativi, quindi venivano dei quelli cui si è sottoposto. Lei ieri un po' già, per la verità, l'ha già accennato. Comunque ripetiamo, quindi, ripercorriamo. Venivano questi dal magistrati, 99, quando è stato dal 97 da tale mi ha reso, quindi sì, lei poi ha fatto riferimento al 99 quando sì poi... sì iniziano queste 3-4 colloqui investigativi, quindi mi cercavano, parlavo, ma in una maniera io così amichevole, nel senso, perché non avevo nulla da temere, ero tranquillo. Quindi non... ci sono stati alcuni approcci a partire dal 99 sino al 2004, quel colloquio. L'approccio di questo di cui se ne parla, di fare attenzione su Milano 2, una cosa del genere, ma stiamo parlando di cose che io non era, no, che non era la mia volontà di collaborare, non entrava nelle mie decisioni di quella circostanza. Lei a questi colloqui quindi si sottoponeva per breve tempo, li subiva, cioè lei accettava ad un certo punto, nel momento in cui i magistrati la chiamavano, di colloquiare con gli stessi? Acconsentiva? Sì. Acconsentiva, le chiede se lei... Sì, io pacificamente, io per me era... Lei si recava, ovviamente, sì, la chiamavo, si recava a questi colloqui e lei si... Non le riportavo nemici, quindi per sì. me... E ricorda quando ha iniziato? Ricorda il 99 come data di primo colloquio? Sì, no, 98-99 mi sembra. Oh, lei ricorda se in data 26 giugno 1998 ebbe a effettuare un colloquio investigativo col dottor Grasso? 98. Parliamo del 98. 90, io sono stato arrestato nel 97, quindi 97, mentre mi trovavo, si stava celebrando il processo a Firenze, quindi sono rientrato a Parma, quindi credo agosto ho avuto, mi sembra il 98, un colloquio investigativo con il procuratore nazionale antimafia Vigna. Per la verità mi pare che abbia fatto riferimento a Grasso, l'avvocato di Peri. Ma sì, la confermo. Sì, sì, il procuratore nazionale antimafia era Vigna e credo che in quella circostanza mi sembra che ci fosse anche il Grasso. Dottor Grasso. Va bene. Il dottor Grasso. Lei ricorda, questo fu minimalista, fu di pochi minuti, come lei ha riferito. Non ieri. Lo sento. Lei sta chiedendo l'avvocato di Peri se si è trattato di un colloquio di pochi minuti oppure ci dica lei. Ma adesso non so dire, però diciamo c'era la mia disponibilità a parlare, nel senso, senza entrare senza però ovviamente. Io non ero un collaboratore di giustizia, quindi mi sottoponevo a questo dialogo, possiamo chiamarlo, non dichiarativo in tal senso. Ma ricorda quanto ebbe a durare? Possibile oltre 2 ore? Quando è? Se sia durato 2 ore o oltre, no, 2 ore, no, no, ricorda? No, guardi, agli atti sicuramente nel non lo ricorda risulta, quello che risulta dagli atti. Se quindi, risulta, quindi evidentemente non è stato un colloquio di pochi minuti e lei ha dato la sua disponibilità. No, non ci, forse stiamo partendo con il appunto, piede sbagliato. Appunto, su disponibilità ci dobbiamo disponibilità in che senso? Perché... Io arrivo là, pacificamente, cristianamente, sul dialogo, non avevo il cronometro, non so quanto è durato, quindi che io possa assicurare una certezza che c'è stato il colloquio. Colloquio, non interrogatorio. Sì, ma lei parla in questo colloquio investigativo, siamo d'accordo che non è... Sì, non è un interrogatorio. Lei parla dei Graviano, per dire, quindi parla di argomenti rilevanti, se lo ricorda. Non ricordo i temi affrontati, però ho avuto possibilità di poter parlare ed esprimere. Parla di Giuseppe, se lo ricorda?
Ma non lo so, se io non ricordo i particolari, però insomma, possibilmente abbiamo discusso dei fratelli Graviano con molta probabilità. Mi ascolti, era un colloquio in cui lei comunque al dottor Grasso o al dottor Vigna si comportava lealmente, quindi diceva delle cose vere, si era aperto in un certo senso, anche se non era una collaborazione vera e propria, è così? Avvocato De Pere, mi deve fare un piacere, o alza la voce o se no qua sì, interrompiamo. L'unico microfono che si alza è quello del pubblico ministero, i nostri sono attaccati al banco. Il pubblico ministero veramente si è attrezzato, se vuole può attrezzarsi. Ma perché l'ha staccato, anche... Presidente, l'ha alzato, noi non lo possiamo staccare. Piccolo modesto vantaggio. Allora, signor Spatuzza, ripeto, per sua chiarezza, voglio dire, erano dei colloqui investigativi dove lei già si era aperto, era abbastanza leale, tant'è che insomma talmente era leale che ieri ha riferito che a Graviano Filippo comunque aveva ammesso di avere avuto questi colloqui, no? Sì, sì, a Graviano, ma è un'epoca successiva, non... Sì, quello cioè, mi pare che sia del 2004. Io mi la bandiera con chiunque sia, ho incontrato Grasso, ho incontrato Vigna, cioè erano dei colloqui, questi Graviano per me sì, era mio padre, sì. Io, cioè, sotto alla luce del sole. L'avvocato le chiede anche di questo colloquio del 99, lei poi ha parlato quando ha avuto ho detto che mi avevano cercato. Sì, no, il colloquio da quel che mi risulta, ma vedremo Presidente perché ho chiesto l'acquisizione dei registri, il colloquio è del 26 giugno 1998. Prendiamo atto e risulta sì, registrato. Beh, cioè, lo ha fornito involontariamente un giornalista che lo ha appunto pubblicato, se no non saremmo venuti a conoscenza. Detto questo, io adesso le vorrei fare una domanda. Lei ha premesso che ad un certo punto per oltre un anno, pur avendo manifestato l'intenzione di dire la verità e di parlare di fatti importanti come prescrive la legge e come le è stato detto nel verbale del 26 giugno 2008, lei in effetti tace le circostanze relative al Barnone e tace le circostanze relative ai nominativi che le avrebbe fatto Giuseppe Graviano e soltanto dopo un anno li tira fuori. Lei ieri ha spiegato che non si sentiva abbastanza tranquillo, questo è il motivo per cui non li ha fatti prima, sì, è così? Sì, è così, precisamente. Ecco, e perché vi era Berlusconi al potere? Nel 94, ricorda? No, mi scusi, mi dica. Stiamo parlando noi... Parliamo del 2008-2009, perché... Sì, ma nel 2004... Mi scusi, avvocato, quando prego. Nel 2008... Cioè... No, allora facciamo precisare la domanda, perché non ho capito sì. A che cosa si riferisce l'avvocato, a quale periodo si riferisce. Mi riferisco al periodo in cui lei incomincia a essere un po' preoccupato, perché nel 94, nel 94, sì, c'è la discesa in campo di Berlusconi, quindi lei non parla. Così mi pare che... No, avvocato. No, non ha detto questo ieri. Scusate, perché dobbiamo... Non ha detto questo, ha detto di un altro periodo. Perché se sovrapponiamo periodi non capiamo neppure noi. Cioè vorrei che la domanda sia più precisa. La domanda allora, Presidente, siccome... Del 98, 99, 2004, ora lei sta facendo riferimento al 94, vorremmo capire prima di andare avanti con le domande. In altri verbali sembrerebbe, ma oggi ce lo chiarirà, che aveva delle remore a parlare prima, tant'è che fa dei colloqui investigativi. Ma non allora, queste remore fino ad ora di cui ci ha parlato Spatuzza sono ancorate al momento 98. Sì, è per questo. Perché... 2008, scusi, 2008. Perché con tutte queste date 94. Anche noi. 2008, al 2008, quindi per ora siamo qui. Vediamo la domanda: ecco, qual è? La domanda è questa: perché lei prima. Non prima di quando? Del 2008? Prima di tale data. Ma prima del 2008 non c'è la collaborazione? Non ho capito il senso e della appunto, domanda. Presidente, vorrei... io desidero sapere perché non c'è la collaborazione prima del 2008. Ah. Perché non avviene, per esempio, coevamente al 1998 quando incomincia a fare colloqui investigativi. Questo po' ce l'ha detto, l'abbiamo spiegato. Comunque possiamo ripetere la domanda. Allora, perché lei matura soltanto nel 2008 la volontà di collaborare?
Perché di fronte a tutte le macerie che mi portavo dietro è stato un percorso sofferto, maturato. Ad un punto sono arrivato a un bivio che dovevo io mettere tutto a posto. Per me è stata una fortuna. Mi dispiace nel senso giuridico perché si sono commessi degli errori che sono imperdonabili. Però sul piano morale mi sento tranquillo perché è stato un percorso molto molto sofferto che a tal punto mi ha portato a una maturazione che non bastava più il ravvedimento personale, ma mi dovevo mettere la coscienza a posto anche con la legge. E quindi ho deciso, e ne sono fiero, di aver maturato 11 anni di 41 bis carcere duro. Nel 2008 ero libero, convinto, anche se avevo i timori abbastanza più che motivati, di iniziare una piena collaborazione con lo Stato. Ecco, questi timori, signor Spaduzza, a me è sembrato ieri che fossero anche collegabili a una certa situazione politica. Se così non è, ce lo chiarisce. Dal 2008 però sì. Parliamo, non confondiamo no. Però... anche prima. No, anche prima ha dato una spiegazione diversa, avvocato Di Pieri, non possiamo fare dire. Poi in sede di valutazione le potrà fare tutte le considerazioni che ritiene, però qua non possiamo fare dire a Spaduzza cosa che non ha detto. Quindi le domande le dobbiamo fare in maniera più puntuale. Io vorrei che chiarisse questo punto, Presidente. Intanto, perché ha maturato nel 2008 ce l'ha spiegato. Sì. Di timori per la fase precedente non ne ha parlato. E se ci può chiarire se allora, ci fossero. Allora, lei aveva timori prima del 2008 che le hanno impedito di arrivare prima a maturare questo intendimento collaborativo? No, timori no, per niente, perché ho spiegato ieri che se la mia collaborazione 7-2 settimane dopo o qualche settimana dopo che cioè se il governo Prodi cadeva prima, siate tranquillo che io nemmeno con nessuna intenzione chiamavo il procuratore nazionale. Quindi il senso di quello che ci sta dicendo è che lei quando decide timore non ne ha di nessun tipo. Non ne ho, però vi devo dire a marzo del 2008 e lei decide liberamente. Dopo due settimane ormai aveva preso la decisione, ma subentra qualche timore. È questo che ci sta dicendo. E la cosa importante, sapete qual è? Quando ancora prima di fare l'interrogatorio congiunto io mi ritrovo questo primo ministro in carica, ma non solo, mi trovo il ministro della giustizia Alfano, con tutto il rispetto non voglio offendere, non voglio insinuare delle cose che non so, però mi ritrovo cioè il presidente, il ministro della giustizia Alfano, quindi il timore si è accentuato ancora di più. Per questo ieri ho detto, quando in quell'interrogatorio congiunto io mi dovevo alzare dalla sedia, stringergli la mano e dire: signore me, perdonatemi e scusatemi se vi ho disturbato. Qui iniziano tutti i timori. Avvocato Di Pieri, proprio questo era il senso della mia domanda. Quindi credo però che abbia risposto abbastanza esaurientemente su questo. Quindi le remore erano anche in relazione agli uomini politici che vi erano via via in questo periodo. Ma allora io le chiedo, perché lei non si sentì tranquillizzato e quindi non collaborò pienamente quando il 26 giugno del 1998 incominciò a fare dei segni? Vabbè, avvocato Di Pieri, possiamo tornare indietro, si è già detto che non era ancora deciso a collaborare, il discorso mi pare superato. Ma non era quali erano le motivazioni per cui non era... Poi ripeto, lei ci potrà fare tutte le sue considerazioni, sono assolutamente legittime e noi le valuteremo, sì, però ma su questo era chiaro. Vorrei sapere se non era pronto per motivi suoi interni, ma ce l'ho detto, avvocato Di Pieri, se le vuole glielo ripetiamo ancora, non voglio io assolutamente limitare le sue facoltà, però mi pare che l'abbia ripetuta da ieri ad oggi almeno 3-4 volte. Signor Spaduzza, cioè, allora la domanda gliela faccio adesso specifica, così chiariamo una volta, lo ripetiamo ancora una volta, cioè quando lei nel 98 viene interpellata in occasione di quel colloquio, lei perché non si apre e riferisce quello che lei sa, quindi confessa le sue responsabilità, chiama in causa gli altri, ha timori di tipo politico oppure ci sono ragioni diverse? No, non ho nessun timore, c'era la questione familiare, quindi c'era una situazione che io... Quindi non c'entrano niente le questioni politiche, ma era una questione sua di non aver ancora maturato la decisione di collaborare, e credo che su questo quindi non mi sembra il caso di immorare ulteriormente. Sono d'accordo, Presidente. Allora, lei quindi, abbiamo detto,
che in data 26 giugno 2008 manifesta chiaramente la volontà di collaborare e incomincia a fare delle dichiarazioni, che saranno poi gli argomenti di cui avrebbe parlato nel futuro. Lei in questa fase ha detto che non ha parlato dell'episodio del Doney, né di Berlusconi né di Dell'Utri come nomi fatti da Graviano. Ne parla invece nel verbale illustrativo del 22 dicembre 2008, cioè quello che lei rende successivamente e che dovrebbe, diciamo, un po' concludere il periodo in cui lei manifesta tutte le sue dichiarazioni. Ricorda questo verbale? Sì, un attimo solo, Presidente. C'è un'opposizione, intanto perché il verbale illustrativo dei contenuti delle dichiarazioni, lo ribadiamo, non è un verbale di interrogatorio reso da Spatuzza o reso da qualsiasi collaboratore di giustizia, è un atto di natura amministrativa. Sì, il pubblico ministero, non è il caso di riprendere questo argomento. E poi ha già detto che per la prima volta ne ha parlato nel giugno 2009, quindi... Il discorso è questo, che in realtà questa domanda è superflua perché ha già risposto implicitamente quando ci ha detto che la prima volta ne parla nel giugno del 2009. Quindi, avvocato Di Peri, lei gliel'ha fatto inizio di udienza questa domanda, lo ha chiesto, quindi evidentemente nel 2008, dicembre, 22 dicembre 2008 non ne parla. Presidente, è un dato ormai assodato, l'abbiamo registrato ieri, anche oggi, quindi mi sembra scontato, inutile fare ancora la domanda. Che il dato è assodato e la è Corte assodato, assolutamente assodato. Per me è sufficiente, devo però dire al pubblico è ministero, assolutamente assodato che noi, che la prima volta che parla l'episodio Bardoni è giugno 2009. Quindi è chiaro che tutti i verbali antecedenti non riporteranno nessuna indicazione del genere. Perfetto. Prego, avvocato Di Peri. No, perché comunque devo, per rispondere al pubblico ministero... No, non deve rispondere perché ho stoppato il pubblico ministero proprio per non riprendere quell'argomento riteniamo assolutamente superfluo. Presidente, dopo averlo sviscerato allora io ieri. Le chiedo, potrei utilizzare questo verbale illustrativo per la testimonianza? Perché il codice questo mi consente. È il comma 1 e 4 delle norme relative alla legge 13 febbraio 2001 che mi dà la possibilità di utilizzare appunto ai sensi del 194 tutte le notizie e le informazioni di cui al comma 1 e 4 che sono appunto il verbale illustrativo. Non ho capito quali sono e cosa l'è precluso. No, abbiamo, stiamo utilizzando secondo il pubblico nei ministero, termini in cui è consentito l'utilizzo in dibattimento ovviamente. Sì, esatto. Presidente, però mi perdoni. Il verbale illustrativo non è un atto processuale che può essere utilizzato allora, per le contestazioni, è un atto amministrativo. Non ha chiesto l'esibizione, non lo conosce, eccetera. Se nel verbale ci dovessero essere trascritte dichiarazioni di Spatuzza, allora queste possono essere oggetto di contestazione, se è così. Io non lo so, se è un verbale invece sottoscritto al pubblico ministero, perché questo forse è l'unico punto che ieri non si è Presidente, chiarito. Forse non si ha l'idea di... perché occorre forse capire come va redatto il verbale illustrativo. Se mi consente 10 secondi glielo rappresento. Il pubblico ministero raccoglie le dichiarazioni e in quel verbale si limita a leggerle. L'interlocutore, il collaboratore, non dice nulla, salvo che non dica... non è corretto, ha riportato male, non mi sono espresso così. L'atto in sé per sé vede l'interlocutore come un convitato di pietra. Che conferma queste dichiarazioni. Alla fine sottoscrive. Benissimo. E quindi c'è una conferma di queste dichiarazioni. Ma ripeto, è un atto di natura amministrativa. Trasfuse da precedenti verbali. Certo. Quindi in questi termini come possono essere contestate sulla base dei precedenti verbali, se sono trasfuse da altri verbali di dichiarazione, sicuramente possono essere oggetto Presidente, di contestazione. Noi ribadiamo che è previsto come atto di natura amministrativa, non utilizzabile per le contestazioni. Rimane ferma la nostra opposizione su questo dato. Grazie. Senta, certo, ovviamente con la precisazione, ma questo l'ho detto già prima, che siano dichiarazioni virgolettate di Spatuzza, non sintetizzate dal pubblico ministero da altri organi. Se sono per però
il problema è spiegato, Presidente. Prima di io ovviamente ripeto, non conosco questo verbale, ascolterò quello che farà che ci dirà l'avvocato Di Peri, se ravviseremo i presupposti della contestazione gliela faremo, quindi prima di rispondere ma mi ha già risposto, io non ho altre domande da fare relativamente a questo e quindi non utilizzo un verbale che altrimenti avrei, che sicuramente non ha quel contenuto, perché ce l'ho detto, ecco. Basta questo. Allora, io vorrei fare un'ultima domanda e poi avrei finito. Prego, lei ricorda se un po' prima o un po' dopo di questo 26 giugno 1998 ha fatto altri colloqui investigativi? 98, sì, nel 2000 con Ghelazzi. No, poco prima, poco dopo. Quindi in prossimità anche il 2000, anche il 2000 vabbè, perché si sta parlando di un colloquio del 2000. Sì, sì, con dottor Ghelazzi, ma da pochi minuti con dottor Ghelazzi nel 2000. Nel 2000. Senta, quando lei ha reso queste dichiarazioni appunto per dimostrare la sua disponibilità alla collaborazione, si è semplicemente limitato a non indicare quei nomi del Bardoni o ha invece successivamente escluso che Graviano le avesse fatto questi nomi? Quindi ha omesso di parlarne oppure ha detto, questo ovviamente nella sua dichiarazione di intenti e nel suo verbale illustrativo. Cioè, perché abbiamo, così, appunto, cerchiamo di capire un po', sia nell'uno che cioè, nell'altro. Se sono state fatte a Spatuzza domande specifiche sull'episodio del Bardoni, vorrei capire. Presidente, ci sono due verbali importanti. Uno ce lo espliciti quello, perché vorremmo comprenderlo. Sì, sono quelli di cui abbiamo parlato sino ad ora. Sì. Quello congiunto del 26 giugno 2008, e noi stiamo parlando dove Spatuzza ha manifestato l'intenzione di collaborare, ha parlato di determinate cose. Poi quello appunto riassuntivo, chiamiamolo così, che è del 22 dicembre 2008. Ora vorrei capire qual è la domanda. La domanda è questa. Lei in questi verbali si è limitato ad omettere quali fossero i nomi che il Graviano le avrebbe fatto oppure ha escluso che Graviano le abbia fatto dei nomi? No, scusi, se abbiamo capito noi fino adesso di tutto l'episodio del Bardoni non ha parlato fino a quella data. Sì, Presidente, e quindi però non c'era da escludere i nomi, sì. Cioè, è stato escluso l'episodio complessivo, sì. Bardoni, se ho capito bene. L'incontro sì, ma non nella modalità di cui ho citato. Allora, quindi lei ha raccontato fino a quella data che c'era stato un incontro al Bardoni con Graviano. Esatto. E non ha riferito i nomi, i contenuti del colloquio. Le sono state fatte domande specifiche a questo proposito che riguardavano quei nomi, Berlusconi, Dell'Utri, che lei sappia? No, credo di no. Crede di no. Avvocato Di Peri, prego. No, Presidente, in effetti non ha mai parlato dell'incontro a Bardoni, come peraltro abbiamo detto. No. Ecco. Non ho mai parlato, cioè non ho mai parlato sino al 16 giugno che di quell'incontro, dell'incontro. Infatti mi era sembrato di capire questo. Sì, quindi lei dell'episodio incontro, lasciamo stare i nomi Berlusconi e Lourdes, dell'episodio incontro con Graviano al Bardoni. Ne ho parlato fino al giugno del 2009, non ne aveva mai parlato. Sì, perché entra nel contesto del fallito. Quando ne ha parlato? Ma dall'inizio. All'inizio, cioè già nel giugno 2008, sì, inizia la collaborazione. Esatto, entra nel contesto del fallito attentato all'Olimpico. Quindi però lei ha raccontato di aver incontrato e prelevato Graviano, esatto, eccetera. Siamo entrati lì dentro, tutto spiegato. E non tutto ha riferito il contenuto o in particolare quei nomi. Esatto. Benissimo, adesso credo che sia più chiaro. Presidente, siccome questo non ci risulta, io le devo, e allora contesti, qua potrei, è il caso proprio di contestare quello che nel verbale che lei ha reso congiuntamente il 26 giugno del 2008
non ha mai parlato dell'incontro. Anziché però, se deve fare una contestazione, deve leggere il passo. Presidente, glielo leggo tutto, tutto parla meno che di questo. È un tema che è stato sviluppato sulla Procura di Firenze, questo, perché riguarda la però Spatuzza, dobbiamo essere chiari su questo, perché ora ci sta mettendo Presidente, un po' in confusione su questo. Presidente, scusi, io so che non ho potere di opposizione né niente, però è solo per far presente che non è che Spatuzza è stato sentito solo il 26 giugno del 2008. Voglio dire, cioè non senso, è quello è il primo di una serie di interrogatori, quindi ora allora, io dico che cerchiamo di restringere, vorremmo da questo punto capire. E poi mi scusi Presidente, una integrazione ulteriore, e poi proprio per la risposta che ha dato ora, in cui ha collegato l'incontro con Graviano a Roma nel gennaio al fallito attentato dell'Olimpico, non è che è stato sentito solo dalla Procura di Palermo, ma su questo episodio è stato sentito, mi risulta, decine di volte sulle stragi dalla Procura della Repubblica di Firenze. Esatto. Quindi il fatto che nel verbale congiunto del 26 giugno del 2008 non ci sia il riferimento a questo incontro, però, non significa che non è stato fatto nei sei mesi, nei 180 giorni con la Procura di Firenze. Però è un dato, perché da quello che ha detto sembrava una cosa diversa, quindi è un dato che noi è importante che registriamo. Quindi parliamo del 26 giugno, che è proprio il primissimo interrogatorio in cui lei manifesta la volontà, trasponde quantomeno in un verbale la volontà di collaborare davanti alle tre procure. Abbiamo capito che si tratta di un interrogatorio congiunto delle tre procure, Palermo, Caltanissetta e Firenze. Lei inizia a collaborare in questa occasione, lei ricorda di aver riferito dell'incontro con Graviano al Bardonei? Guardi, se lo ricorda. Poi guardi, l'unica cosa che io ricordo di quell'incontro è che in prevalenza l'interrogatorio con la procura di Caltanissetta, un po' meno con la procura di Palermo e ancora meno con la procura di Firenze, perché in un certo qual modo si era chiuso tutto. Quindi è possibile in quell'occasione, d'altra parte non ho parlato, quando io spiego e racconto a Firenze il fallito attentato di Firenze, c'è l'incontro a Bardone di Graviano. Di Firenze, forse c'è un equivoco. Quale si riferisce? Fallito attentato dell'Olimpico. E in questo verbale invece del 26 giugno lei ricorda di aver già parlato del fallito attentato all'Olimpico? Non ricordo se abbiamo lasciato traccia, però poi nei successivi che rientrano sotto i 180 giorni. Quindi ne ho parlato. Quindi non sa se in quel verbale ha parlato, non ricordo, almeno se in quel verbale ha parlato già del fallito attentato all'Olimpico. Esatto. Presidente, siccome già ieri abbiamo chiarito che questo è un atto importantissimo dal punto di vista processuale, perché consente alla Corte soprattutto di valutare il termine iniziale da cui decorrono i 180 giorni, perché questo è il primo interrogatorio da collaboratore, da cui partono i 180 giorni per valutare se poi tutte le altre dichiarazioni sono tardive o meno. Allora, poiché è un atto che è stato redatto congiuntamente anche dalla Procura di Palermo, abbiamo visto ieri il numero è assolutamente identico, quindi si tratta di un atto che il pubblico ministero ha nel proprio fascicolo. Se c'è il consenso, io lo produrrei. Ma il consenso non c'è, già no, Presidente, si è pronunciato il pubblico ministero e quindi non è, già il discorso è chiuso. Lei sa che non può essere acquisito se non c'è il consenso. Presidente, a questo punto il consenso non c'era prima che iniziasse l'esame, proprio perché noi volevamo che la verità anche dell'andamento della collaborazione venisse fuori attraverso le domande e le risposte che ha dato Spatuzza. A questo punto, proprio nell'ottica della maggiore chiarezza possibile, ove ce ne fosse ancora bisogno, perché mi pare che attraverso l'esame e il controesame la situazione sia assolutamente chiara, e anche attraverso la produzione di documenti e l'esibizione che stamattina lo Spatuzza ha fatto alla Corte, a questo punto noi diamo anche il consenso a che quel verbale del 26 giugno del 2008 entri al fascicolo del dibattimento. Allora, le altre parti su questa richiesta dell'avvocato Di Peri? Nessuna, concordano tutte, quindi nessuno si oppone. Allora, quindi a questo punto l'avvocato Di Peri reitera la richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale
delle dichiarazioni rese da Spatuzza il 26 giugno 2008. Il pubblico ministero presta il consenso. Le altre parti nulla oppongono. La Corte acquisisce, quindi avvocato Di Peri, poi lei anche dopo se vuole ce lo mette a disposizione, lo consegni al cancelliere che benissimo, lo alleghiamo al fascicolo. Col controllo del pubblico ministero le ribadisco che questo verbale lei non faccenno. No, una volta che l'abbiamo acquisito non è necessario ribadire. La Corte lo esaminerà. È la premessa, Presidente, perché... La Corte lo esaminerà e lei poi al momento opportuno potrà ovviamente utilizzarlo come tutti gli altri atti del fascicolo del dibattimento e fare tutte le considerazioni, ma non è questa la sede. Dobbiamo completare l'esame di Spatuzza. Siccome anche il difensore del collaborante ha parlato di circostanze che non possono escludere che successivamente a questo verbale abbia parlato con altre procure del Barrone, io le devo dire che poc'anzi lei ha precisato che la prima volta in cui ha parlato del Bardonei e ha parlato di Berlusconi, ha parlato di Dell'Utri in quel famoso interrogatorio del giugno 2009, quindi lei questo ce lo conferma. Che abbia parlato, ha confermato di aver parlato di Berlusconi e Dell'Utri nel giugno del 2009. Questo è il dato. Quindi, no, per chiarire le sulle non vorrei confondere confusione, perché l'episodio non bisogna confondere. Ha detto Spatuzza di averne parlato in altri interrogatori intermedi. Questo ci ha Presidente, detto. Se ci vuole dire quali, perché allora, a noi... lei ricorda quando, se lo ricorda, per la prima volta ha parlato con alcuni, qualunque sia la procura che l'abbia interrogato, dell'incontro con Graviano in occasione del fallito attentato all'Olimpico? Questo al 100% è stato sviluppato, perché è stato oggetto della procura di Firenze, quindi racconto prima del giugno 2009. Sì, sì, esatto, racconto tutta la questione stragista che riguardava Firenze, perché c'erano dei tasse lì che quindi poi hanno in incastrato. Interrogatori ricorda di averne parlato in qualche interrogatorio intermedio a quel periodo che abbiamo indicato con la procura di Firenze. Sì, perché sa qual è il discorso, che attraverso questo interrogatorio oggi sappiamo che il fallito attentato all'Olimpico è avvenuto il 22 gennaio, perché prima veniva datato ottobre-novembre, quindi di questo è abbondantemente stato trattato sotto sicuramente i 180 giorni con la procura di Firenze. Quindi lei addirittura lo colloca nel periodo dei 180 giorni. Avvocato Di Peri, siccome questo non ci risulta, se qualcuno, il difensore o il signor Spatuzza ce li mette a disposizione, li possiamo controllare. A noi non risulta tutto questo, risulta anzi che per la prima volta appunto ne parlò nel giugno del 2009. Noi prendiamo atto di quello che lei ci dice, ma ovviamente non abbiamo altro da fare in questo momento. Presidente, chiedo scusa al Sirri Parma, confermo che l'imputato Cina Antonino alle ore 10:30 ha fatto ingresso in sala. Ne prendiamo atto, ne ho a verbale. Quindi non c'è più problema per quanto riguarda questo verbale del 26 giugno 2008, perché è stato acquisito col consenso delle parti. Ritorniamo un attimo al verbale illustrativo del dicembre 2008. In questo verbale lei parla dell'episodio del Bardonei e della interlocuzione che lei ebbe con Graviano Giuseppe, che le avrebbe fatto i nomi di Berlusconi e di Dell'Utri? Allora, questo verbale, se abbiamo capito, è confermativo di dichiarazioni intermedie. Quindi lei sta chiedendo se questo verbale c'è cenno a riferimenti a questi. Lei ricorda se in occasione del, abbiamo detto la data 22 dicembre 2008, quando poi fu redatto questo verbale? No, proprio, mi sembra che questa sia la procura di Caltanissetta. Parliamo di Palermo, procura di Palermo. Guardi, il 22 dicembre
vengono riepilogati i temi della sua collaborazione, da quello che no, abbiamo... No, no, non lo ricordo ben. Non lo ricorda. Non lo ricorda. Beh, io le contesto che in questi verbali lei non parla di questi episodi. No, la contestazione in questi termini non può essere ammessa. Presidente, allora, lei può contestare qualche cosa? Lei mi permetta di farlo, poi valuterà la Corte, perché è il verbale che ieri ci ha cortesemente depositato il pubblico ministero, proprio perché è un verbale illustrativo che, secondo la normativa che ho precedentemente letto, io posso utilizzare per l'interrogatorio. Quindi io dichiaro e contesto che non ha mai parlato neanche in questo verbale. No, io mi riferivo non al fatto che lei possa dichiarare, al fatto che non è una contestazione formale nei termini previsti dall'articolo. Siccome c'è un PM che controlla doverosamente la mia dichiarazione, io faccio presente che non l'ha mai dichiarato. Della dialettica successiva. Che mi scusi, Presidente, però non ribadisco quelle che sono le considerazioni già svolte in altri interventi del pubblico ministero fino a questa mattina. Però voglio fare risultare una cosa: il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione viene redatto da ciascuna delle procure in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riguardano fatti di competenza della Procura della Repubblica che in quel momento redige il verbale. Ora, è stato detto ripetutamente, anche stamattina più volte dallo Spatuzza, che l'approfondimento, che il riferimento ad un incontro con Graviano al bar Doney a Roma fino al 26 giugno 2009 era relativo esclusivamente alla vicenda degli atti preparatori al fallito attentato all'Olimpico, per il quale era competente la Procura della Repubblica di Firenze. Addirittura erano stati celebrati dei dibattimenti in Corte d'Assise a Firenze. Quindi il fatto che a Palermo, come sostiene e come è vero, nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione non ci sia un riferimento all'incontro con Graviano al bar Doney è assolutamente normale, è assolutamente dovuto al fatto che quell'incontro al bar Doney in quel momento era stato riferito dallo Spatuzza soltanto come inquadrato nel contesto di un atto di strage di competenza della Procura di Firenze. Prendiamo atto e rimane registrato. Che fosse normale lo valuterà la Corte. No, avvocato, ripeto, considerazioni. Pacifico, Presidente, per la legge. Più che per allora perché non mettiamo a disposizione i verbali illustrativi? Questo anche alla procura. Presidente, noi non possiamo essere onerati di depositare gli atti di altri uffici coperti dal segreto. E poi torno a ripetere, il verbale illustrativo è un atto amministrativo. Pubblico Ministero. Presidente. Allora, avvocato Di Peri, concludiamo su questo punto. Ci si può chiedere di depositare gli atti di Firenze, di Caltanissetta, ma stiamo scherzando. L'abbiamo già precisato che non c'è nessun onere e non le viene chiesto questo. Benissimo. Semmai competerà a loro dimostrare il contrario di quello che oggi, secondo me, si è accertato. Io... No, ha già, il Pubblico Ministero le ha già dato atto, ha confermato in quel verbale non c'è alcun riferimento e quindi su questo lei crede possa essere soddisfatto. Io ho terminato l'esame, grazie. Benissimo. Presidente. C'era l'avvocato Maffei che voleva dire qualche cosa? No. In realtà volevo fare una considerazione, se lei me la permette. Sì, no, volevo dire che il fatto è pacifico, cioè più che normale, forse mi darà atto il pubblico, è pacifico che in quel verbale illustrativo del 26 giugno non ci possa, del 22 dicembre voglio dire, non ci possa essere la specificazione di questo fatto. Della collaborazione col pubblico ministero di Palermo. Esatto, e col pubblico ministero di Palermo, certo. Prendiamo atto. E anche che... Avvocato Federico. Sì. Solo domanda a conclusione di quello che ha affermato, ha chiesto anche il collega. Signor Spatuzza, sono l'avvocato Federico e volevo chiederle con quale procura lei per la prima volta ha parlato del bar Doney. Parliamo del giugno 2009. Parliamo dell'episodio del bar Doney. Ma su questo già quando risposto, lo ha detto. Già risposto, ce l'ha detto prima. Sì, allora benissimo. Ricorderà delle deposizioni che lei ha fatto a Firenze 16 giugno di che anno? Di cosa stiamo parlando? 2009 16 giugno 2009 non è quella che ha detto lui no, non poi ho capito. 18 giugno non ho avvocato di Federico forse non le, mi sono distratto io quando ho ha perso detto l'inizio per ma la vorrei prima capire volta, qual è la domanda è dato per scontato da tutti che nei verbali illustrativi del dicembre e che sono tre non ha mai parlato del bar Doney, ho chiesto quando per la prima volta e a chi per la prima volta ha indicato
l'episodio del Bardo. Mi scusi, Presidente, dato per scontato l'episodio Bardonei incontro con Graviano o dell'Ulli Berlusconi? L'incontro con Graviano e Bardonei è la stessa cosa. E allora, la domanda per la verità è stata fatta all'avvocato Di Peri, se vuole, non voglio però, la ripetiamo. Presidente, una sola obiezione. Ma qual è la procura? L'obiezione è questo, che non è dato assolutamente per scontato, come dice l'avvocato, che a Firenze non abbia parlato e che quindi nei 180 giorni e che ciò non sia stato riportato nel verbale illustrativo di avere incontrato Giuseppe Graviano a Roma al Bardonei. Perché non è vero, non è esatto quello che dice l'avvocato Federico, che nei tre verbali illustrativi dei contenuti della dichiarazione non ci sia un riferimento al fatto dell'incontro. Non c'è in quello di Palermo, ma abbiamo spiegato anche i motivi. I verbali illustrativi di Firenze e di Caltanissetta non sono a conoscenza né di questo pubblico ministero, né credo dei difensori, né tantomeno della Corte. Quindi non è corretto il fatto che ha costituito l'antefatto della domanda che nei tre verbali illustrativi non si parli di un incontro. Noi prendiamo anche questo, che tra l'altro ritengo superfluo, perché fino ad ora... Poi possiamo fare altre domande. Spatuzza ci ha detto che in realtà, per il suo ricordo, nei 180 giorni successivi a quella prima inizia ha parlato con la Procura di Firenze. Questo finora ci ha detto. Se ci sono domande possiamo ulteriormente porle, ma finora ci ha detto questo. E questo che ha detto conferma lei. Allora, Spatuzza. Vogliamo dire che sin dall'inizio della mia collaborazione veniva specificato in tutte le modalità la fase preparatoria dell'attentato all'Olimpia, del fallito attentato all'Olimpia, solo che in questo contesto non entravano i due soggetti, Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Questi due soggetti entrano in quel contesto. La domanda è questa: quando lei ha parlato per la prima volta dell'attentato, fallito attentato all'Olimpia, ha sempre detto subito che c'era stato un incontro con Graviano? Sì, esatto. Ne parla Scarano, ne parlano tutti, Vigoli, ne parlano tutti. Ci sono di domande su questo punto? Presidente, la mia domanda è completamente diversa. Quando per la prima volta ha parlato, e con quale procura, di Marcello Dell'Utri e di Silvio Berlusconi? Quindi, per l'ho carità, e poi vogliamo dedurre che da un altro argomento lei si passa a questo. Scusi, avvocato Federico. Ma è una deduzione. Avvocato Federico, lei sta cambiando la domanda che aveva fatto prima. Lei e allora, se posso permettermi, insisto. Cioè, lei può permettersi. Altra domanda. Lei può permettersi, ma la risposta ce l'ha già data da ieri ad oggi almeno 4-5 volte, dicendo che per la prima volta ne ha parlato nel giugno del 2009. Di Berlusconi e Dell'Utri. Se la domanda è questa, l'abbiamo già registrata ampiamente. Se è ferma questa situazione, io credo che non è contestata, la possiamo dare ormai che per è non anteriore di poco e in un altro verbale. Non ho capito, avvocato Federico. Credo che questo è il libro di Spaduzza. 16 giugno e 18 giugno, lo dice lui. Ed è fatto e raccolto da un presidente, da un componente della commissione parlamentare antimafia. Stiamo parlando di cose che Spaduzza ha pure firmato. E dico, il 16 viene prima del 18, Presidente. Messineo e il procuratore là. Quindi, per carità, se sarà sbagliato. Ma sbagliato su che cosa? Sulle date, perché ci sono due interrogatori, non quello. La prima volta è il 16, Presidente. Ma sono tutti del 2009. Tutti nel 2009, giugno 2009. Giugno viene prima del 18, se parliamo della prima volta. No, io ho sentito la collega che diceva che c'erano degli interrogatori intermedi nei sei mesi. E non è vero. Le acque, non confondiamo scusi, le acque. Non è vero. E non confondiamo le acque, perché qui stiamo parlando dei nomi. Non confondo le acque, avvocato Federico e avvocato Maffei, interrogatori intermedi, non per quello che ci ha detto fino ad ora Spatuzza, non riguardavano quei nomi, esatto, di Berlusconi e dell'Utri. Quindi sono il discorso tutti oltre 180. Va bene, ci sono altre domande? No. Presidente, se avvocato... ha finito la difesa possiamo avanzare una richiesta? No, ancora ci sono altri difensori che devono intervenire. Ma all'acquisizione di un verbale per vedere di sciogliere anche questo problema. Questo lo può fare la richiesta. Sono i due dove. Quale sì, Presidente. Il pubblico ministero chiede di acquisirsi verbale di interrogatorio reso dalla Procura della Repubblica di Firenze il 16 giugno del 2009. In particolar modo, Presidente, a conferma di quello che diceva il signor Spatuzza, a proposito dell'incontro con Graviano, segnalo per le difese
quello che accade a pagina 36 e la ragione appunto della richiesta del pubblico ministero è proprio questa. Allorquando la Procura della Repubblica di Firenze le dice superiamo le dichiarazioni omissate, e il collega, il dottor Crini, l'ultima riga della pagina 36, ma che vuole parlare dell'incontro in cui Graviano aveva il cappotto di cammello, il che in via Veneto, ovviamente a conoscenza dei colleghi di Firenze, perché è il dottor Crini che introduce l'argomento, che significa che era già, per cui il pubblico ministero, al fine di documentare questa circostanza, chiede l'acquisizione del verbale del 16 giugno 2009. A questo punto è una richiesta formale, chiede acquisirsi, la stiamo verbalizzando, chiede acquisirsi anche il verbale delle dichiarazioni rese da Spatuzza al PM di Firenze in data 16 giugno 2009. Le altre parti su questa richiesta di acquisizione consentono? Presidente, sono l'avvocato Di Peri. Noi non solo non consentiamo alla produzione di questo verbale, ma il pubblico ministero non può leggerne il contenuto perché non siamo in sede di contestazione. Quindi chiedo innanzitutto che la Corte non utilizzi i brani del verbale letto, e c'è opposizione a questa acquisizione. Se c'è un verbale intermedio dove Spatuzza ha già parlato di questi fatti rispetto al momento in cui ha parlato di Dell'Utri e Berlusconi, che ce lo deposito. Diamo atto quindi che la difesa di Dell'Utri si oppone, non presta il consenso, e quindi la non presta il consenso, ovviamente era un termine improprio, ma il senso è quello, e quindi la Corte non acquisisce. E allora c'era poi chi, l'avvocato Milio o l'avvocato Coppi, forse? Chi vuole intervenire prima? Sì. Buongiorno, avvocato Coppi, per il verbale per la difesa del signor Bagarella. Buongiorno. Buongiorno, avvocato, per piacere, alzi la voce, cortesemente. Sì, sì. Se mi autorizza il presidente, mi stare certo. Seduta, così sono più vicino certo. Al microfono. E volevo fare questa domanda. Ieri ha fatto riferimento a un incontro di Misimeri, dove ha parlato della vicenda Contorno nei termini in cui ci ha spiegato. Volevo capire, nel momento in cui lei parla con Graviano di aver ritrovato appunto dove era dimorante Contorno, era presente anche il signor Bagarella? Cioè era presente sul sito, però io interloquivo soltanto sia con Graviano che con Matteo Messina Denaro. Lo chiamavano signor Franco, il Bagarella, che ancora non lo conoscevo. Sì, ma la domanda è se ha ascoltato quel... No. Quindi no. Era soltanto esatto. A tre. Sì, sì. Brusca, Messina Denaro. No. Io, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. Sì, scusi, Graviano, Messina Denaro. Con la presenza di Bagarella, ma distante, però... Va bene, grazie. Un'altra domanda. Se in presenza del signor Bagarella lei ha mai effettuato oppure assistito a discorsi relativi ai fatti di strage? Attraverso il mangano so che... No, e la mia domanda è diversa, cioè se lei personalmente ha assistito a questo fatto. No, direttamente da Bagarella, al signor Bagarella mai. Grazie. Nessun'altra domanda. Avvocato Emilio. Sì, presidente. Allora, avvocato Emilio, buongiorno signor Spatuzza. Buongiorno, avvocato. E allora, intanto le chiedo se lei è già stato sentito dal Tribunale di Palermo, quarta sezione penale, nel processo a carico di Mario Mori e Mauro Bino, sugli stessi argomenti, cioè l'incontro al Bardonei, l'attentato all'Olimpico, l'incontro a Campo Felice e quant'altro ha riferito ieri e oggi. Sì, mi sembra che questi argomenti sono stati trattati. Non ho ricordo ben preciso, ma sembra di sì. Sì, lei poi ha riferito che Graviano le disse in occasione di questo incontro a Campo Felice che bisognava dare il colpo di grazia. No, ma ha detto. Come? Nel campo, a Campo Felice di Rocella no, questo il colpo di grazia è su Roma. Assolutamente sì. Comunque, chiedo scusa allora. No, prego. La domanda è questa, Graviano le disse a cosa serviva questo colpo di grazia?
Scusi, stiamo parlando io e Graviano, il nostro linguaggio se può a certe volte può essere crippato e irriconoscibile per gli altri, ma per quello che concerne la nostra cultura, il corpo di grazia purtroppo l'ho spiegato forse benissimo in quel processo e mi dispiace entrare anche in questi dettagli, cosa intendiamo noi, cosa intende la mafia per corpo di grazia, e non vorrei, prego non mi fate entrare in questo, lo specificare cosa significa il corpo di grazia. No, la domanda è questa, quindi lo specifichi, l'autore l'ha già fatto nell'altro processo, lei per la verità non è che ieri non abbia risposto su questo, credo che l'abbia già detto, comunque se vuole ulteriormente precisare, vista la domanda che le fa adesso l'avvocato Emilio. Cioè nel linguaggio di Cosa Nostra, praticamente quando si commette un omicidio, cioè nell'atto che si commette un omicidio, da uno sparatore a due sparatori c'è colui che si assicura che effettivamente... No, no, cos'è il colpo di grazia non lo sappiamo, ma credo che la a cosa serviva, le motivazioni. In quel contesto, quando lei ci dice nell'ambito di quel colloquio dobbiamo dare il colpo di grazia, si riferiva con quell'attentato quindi programmato che c'è contro qualcosa i carabinieri che all'Olimpico. Per la sua natura è morta, cioè abbiamo fatto tutto, ma con questo ci dobbiamo, cioè, dobbiamo dare la certezza che è morto completamente. Sì. Non so se è stato chiaro. È stato chiaro. Avvocato Mini. Perché quando io ho fatto analoga domanda davanti al Tribunale sulle motivazioni di questo colpo di grazia, pagina 67 alla fine 68, io chiedo, le chiedo se vennero spiegate le motivazioni, a che cosa doveva servire, glielo disse o no Graviano? E lei risponde no. Però avevamo chiuso tutto e quello serviva per il colpo di grazia. Poi non sto a fare delle deduzioni o pensieri personali. Però se avevamo chiuso tutto e dobbiamo dare il colpo di grazia, io gli chiedo, quindi non le disse a cosa serviva, le disse solo questa frase, corretto? Sì, sì. Quindi non gli dice ma la motivazione. Ma non mi sembra che abbia detto nulla di diverso, gli avvocato Emilio. Le fu detto che era una vendetta? Ma le vendette noi le abbiamo... vendette mi è stato sempre comunicato... un omicidio, una vendetta personale. Ma l'avvocato Emilio le sta chiedendo oggi se quell'attentato ai carabinieri le fu detto da Graviano che potesse considerare una vendetta nei confronti dei carabinieri. Una vendetta no, non, no. Per me sono obiettivo. È sufficiente questo. Va benissimo. Avvocato Emilio. Questo colpo di grazia, questo attentato all'Olimpico, era rivolto specificamente ai carabinieri o più in generale verso le istituzioni e verso lo Stato della sua... È una domanda che è già stata fatta per la verità, avvocato Emilio. Sì, se Presidente. Ci sono contestazioni in base a quello che ha dichiarato in altri processi, vada direttamente alla contestazione. Certo, Presidente. Il verbale Firenze, 16 giugno 2009, pagina 44. Io innanzitutto non so se effettivamente il nostro obiettivo deve essere i carabinieri. E poi... E poi perché una frase così estrapolata mi sembra... No. Io prendo atto, noi i movimenti verbali non li abbiamo. Comunque, sì, Presidente, può ripetere cortesemente, ne avendo tanti di verbali non siamo riusciti a arrivare al verbale. Allora, ci deve dare, ce ne sono 10, credo un attimo, il tempo materiale allora, di consultare. Verbale del 16 giugno 2009. Sì. 16 giugno 2009. Pagina? 44, le posso leggere tutto il pezzo. Erano stati uccisi due carabinieri, non so se il giorno prima o lo stesso giorno, quindi lì si chiude tutta questa nostra storia. Poi sono stati arrestati i fratelli, siamo arrivati al villino, quindi lì lui ha detto che eravamo un po' troppi, quindi siamo rimasti quei quattro soggetti, il Grigoli assieme a Giuliano. Sono sì, questa parte la possiamo saltare perché sono quelle che... Signor Presidente, poi c'era quella che ho letto prima. E poi c'è soltanto quella frase. Quindi io questione. Per quello che ho potuto capire, io innanzitutto non so se effettivamente... il nostro obiettivo deve essere i carabinieri, però ce n'è anche, sempre lo stesso verbale, pagina 596. Piano perché vedo che c'è qualche difficoltà a reperirlo. È lo stesso, signor sì, procuratore. Sì, sì, sentiamo. Ecco. Il dottor Crini chiede, ecco, visto che è tutto chiuso ormai, visto che il risultato si è portato a casa, invece no, il colpo di grazia. E lei risponde, gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Il dottor Crini chiede, allo Stato inteso? E lei risponde, parliamo dello Stato, che là non erano più solo carabinieri. Presidente, mi fa integrare la contestazione? Certo.
Ne avevo un'altra. Cioè, avrei bisogno di un quarto d'ora per citare tutte le parti di interrogatori in cui invece in maniera molto più chiara rispetto è stato fatto un riferimento da Spatuzza allo stesso modo in cui è stato fatto in questo dibattimento. Intanto il primo che trovo subito, ma poi mi consentirà di avere 2 minuti di tempo proprio dai primi verbali, è quello proprio del processo Mori. No, scusi signor Presidente, l'integrazione è una cosa, l'integrazione fa parte di quel verbale qualora io non abbia citato bene o abbia detto il falso o quant'altro. Noi dobbiamo tenere per il verbale del 16-6-2009, il mio controesame, gradirei. 2009. Sono dichiarazioni del 16-6-2009. Sì, Presidente, ma l'integrazione deve essere su quello, no, poi altre potranno essere fatte. Però, Presidente, intanto il pubblico ministero si oppone perché non ravvisa... non ravvisa diversità, nel senso che anche lì parla dei carabinieri, il pubblico ministero chiede quindi nei confronti dello Stato, e certo i carabinieri fanno parte dello Stato. Non prendo atto che gli è stata appena suggerito la risposta da Dio. Prendo atto del fatto che lei ha operato una contestazione senza difformità. Io sto facendo poi, un esame, il PM si atto di quello che vuole, avvocato, prenda atto di quello che vuole. Avvocato Miglio, lasciamo stare perché su suggerimenti noi non abbiamo ravvisato e non mi sembra che sia questo il senso. Io atto di quello che vuole. D'altronde su questo Spatuzza ha già risposto. Allora, il senso della contestazione che le viene fatto. Lei ci ha parlato, rispondere. Allora risponde. No, voglio rispondere perché siamo qui per la chiarezza. Siamo qui per ascoltarlo. Oh, quando io dico io penso, ma io non posso pensare, io sto dando un giudizio mio personale, ma io sono lì per obiettivo carabiniere, quindi sto dando una deduzione, quindi a questo punto io non so se effettivamente era il vero obiettivo dei carabinieri o lo Stato. Tra l'altro i carabinieri... E non voglio dire che mi ha suggerito la risposta il dottor De Matteo, perché grazie a Dio in questi 6 anni sono stato come una vettorina diretta per quello che io so e per quello che io penso. Quindi posso dire che se l'obiettivo non erano i carabinieri ma lo Stato, quindi è un pensiero mio, ma io come arrivo a Roma l'obiettivo è carabinieri, quindi Graviano le parla carabinieri, esatto. Lei deduce, dice, ma non è solo carabinieri, anche lo Stato è una anche perché sapete in quel contesto che ci ha spiegato. Mi scusi signor Presidente, anche perché quando lui mi dice di presenziare tutto il gruppo di fuoco, quindi a questo punto non so quali sono le idee di Giuseppe Graviano su Roma, addirittura di aspettare fino all'ultimo l'esito definitivo. Va bene, avvocato Emilio, prosegua. Sì. Allora. Perché poi... Vabbè, tanto il verbale dell'udienza Mori è acquisito e è valutabile fine della decisione, quindi ometto le altre contestazioni fatte in quello sede, signor Presidente. È acquisito, scusi, al fascicolo di lui. Quale fascicolo? L'ho depositato in sede di vista del 468, poi sull'utilizzabilità ovviamente sono valutazioni che in questa sede non sono pertinenti. Lo vorrei sapere anche. Va bene, allora contestiamo anche questa... quest'ulteriore dichiarazione generica. Lei il 3 febbraio 2011 dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze a pagina 131-132, il riferimento ovviamente sempre a colpo di grazia, abbiamo già parlato quindi non dicevo niente, ovviamente ci sono anche tante altre parti, quindi su questo poi, ma comunque non è un problema da affrontare in questa sede. Avvocato Mino, prego. Lei dice il colpo di grazia a coloro che la parte lesa, offesa in tutta questa storia, cioè la parte che si era piegata allo strapotere di Cosa Nostra. Il PM poi e il Presidente della Corte le chiedono di precisare, Spatuzza spieghi e lei dice ci siamo messi il paese nelle mani, c'è tutta questa storia dietro, quindi il colpo di grazia lo stiamo dando noi alla persona che sta subendo. Che pagina è, mi scusi avvocato? 131-32, non alla persona che ha portato avanti... per così dire la trattativa, questo è, quindi è ancora più generica. Questo siamo sempre nell'ambito delle valutazioni, delle deduzioni di Spatuzza, come ci ha detto, quindi credo non sia necessario. Lei poi ha riferito che questo incontro a Campofelice di Roccella con Graviano avviene fine 93 o inizio 94 e ha parlato anche dell'attentato ai carabinieri fatto in Calabria. Le chiedo, per lei, secondo le sue conoscenze, l'uccisione di questi due carabinieri in Calabria rientra in un'unica strategia, in un unico progetto? Certo, perché Graviano, come ho spiegato ieri,
Se mi dici i calabresi si sono mossi, che altrimenti sono stati uccisi due carabinieri in Calabria. A noi, con tutto il rispetto, ma chi ce ne frega? Perdonatemi il termine. Quindi, se si sono mossi i calabresi e tra l'altro erano stati uccisi due carabinieri, quindi certamente per me entrano tutti nello stesso contesto. Sì. E allora, lei ha saputo, nel periodo delle stragi di Roma, Firenze e Milano, di contatti tra Cosa Nostra e soggetti politici o istituzionali appartenenti allo Stato? Nel processo di Firenze? No, in genere, è una domanda, nel periodo delle stragi? No, questo no. Sì. Dunque, lei ieri ha riferito di un progetto di attentato alle torri di Viale del Fante, dicendo che vi era un capitano responsabile dell'arresto di Riina e spiegando le ragioni. Le chiedo, poi ha subito anche delle contestazioni del pubblico ministero, questo progetto era specificamente rivolto contro carabinieri? È una domanda, per la verità, che è stata fatta, avvocato Emilio, vorrei che fosse un po'... integrata, specificata, perché è un argomento abbastanza sviscerato questo. Abbiamo fatto diverse domande, pare anche da parte nostra. Sì, infatti il discorso è questo, era solo per fare una contestazione, perché il pubblico ministero ha contestato un verbale reso alla Procura di Palermo nel quale lui avrebbe detto che era specificamente contro i carabinieri. Io intendo contestare altri... due verbali. Intanto nel processo a carico del generale Mori e del colonnello Binu, pagina 37, a mia identica domanda, lei risponde: adesso non ricordo se mi è stata detta espressamente che lì c'erano carabinieri, però nella mia convinzione, si parlava che alloggiassero i collaboratori di giustizia, qualche magistrato, però nella linea generale possiamo dire della DIA. Adesso non ricordo se mi è stato detto espressamente carabinieri per quanto riguarda le torri. Stesso riferimento lei lo aveva fatto nell'ambito del processo dell'Utri, pagina 49. Il tribunale chiede: parliamo delle torri di Viale del Fante, sempre contro le istituzioni, perché parliamo delle torri di Viale del Fante, sempre contro le istituzioni, perché lì sapevamo che c'era la DIA. Il pubblico ministero chiede: non ho sentito, sapevamo? E lei risponde che lì c'era la DIA, qualche cosa che era un attacco sempre contro le istituzioni. Sì, ma mi sembra che siano su quello, oltre a quello che abbiamo detto, se lei vuole aggiungere qualche cosa, ma è un argomento abbastanza sviscerato sotto i suoi profili. Non credo che sia necessario. Se le vuole aggiungere qualche cosa a proposito di questo. No, se io parlo che l'obiettivo sono torri, ce l'ha quindi detto, poi l'ho spiegato poco. Tutto io, l'ho sviscerato tutto. Poi se... Avvocato Emilio, prendiamo atto, ma non è necessario. Andiamo avanti. Lei ha mai visto la spider rossa in uso al capitano dei carabinieri? Presidente, mi perdoni, noi abbiamo necessità di consultare la contestazione dal verbale del processo Mori. Sì. Del 5 ottobre 2012, però prosegue, perché poi, prego, se mi consente, pagina 38, no? Prosegue con la contestazione che il PM ha fatto ieri. Mi perdoni, avvocato, io faccio quello che prevede il codice, niente di più. Dobbiamo consentire di integrare quella stessa contestazione, poi noi la registrata e la valuteremo. Pagina 38, quart'ultimo rigo, avvocato, a domanda del pubblico ministero, esattamente del dottor Di Matteo, in merito all'attentato alle torri di Viale del Fante, leggo testualmente la risposta del signor Spatuzza, completa. Io oggi non l'ho escluso, oggi c'è il particolare del capitano dei carabinieri. Qual è il problema? Che si parla di questo carabiniere, capitano dei carabinieri, che si muoveva addirittura con la spider di colore rosso, del nome che è stato citato più di una volta, si parlava di un certo Miranda. Nell'occasione dell'attentato speriamo che ci possa essere questo carabiniere, così facciamo l'utile e il dilettevole, cioè lo acchiappiamo anche lui, però confermo che l'obiettivo è i carabinieri. Questo è, Presidente.
Prendiamo atto, ma non anche su questo ribadisco che non è necessario porre altre domande perché ampiamente. Sì, però Presidente, risposto. La contestazione va fatta in maniera completa. Sì, ma che devo infatti, scusi, signor Pubblico Ministero. Ho ritenuto giustificato che sia stata integrata, ma non è necessario perché Spatuzza ci ha detto che non ha nulla da aggiungere su quello che ha già detto. E allora, signor Presidente, io chiedo, mi darà atto il dottore Del Bene, che lui ha letto esattamente la frase dopo la contestazione del pubblico ministero identica a quella che il pubblico ministero ha fatto ieri. Prendiamo atto, vado avanti, avvocato. Sì. Sulla domanda se avesse mai visto la spada in rossa, mi pare che già ieri ha risposto, l'ha detto di no, vabbè. Quindi possiamo andare avanti. Lei può riferire per quali ragioni dopo il fallito attentato all'Olimpico finirono le stragi? Perché avevamo chiuso tutto. E l'ho spiegato bene ieri. Lei per la verità ha già risposto su questo, sì. Quindi vediamo di specificare ulteriormente le domande. Certo, perché lei allora il verbale è quello del 17 dicembre 2008, Procura di Firenze. Quindi 17 dicembre 2008. Sì. Allora. Che ancora non entra il contesto del Baldone. Pagina 54, signor Pubblico Ministero. Noi, si parla di queste motivazioni, lei dice no, io non so, però noi siamo sempre là, la storia che abbiamo sotto gli occhi, con l'arresto dei Graviano, tutto si interrompe. Ed ancora, il 6... 10-2009, questo è un verbale depositato dal pubblico ministero, pagina... La trascrizione? Sì, la trascrizione, dottore, sì. È un verbale vostro. Sì, sì. Allora, pagina 30-31. No, perché qua si parla dell'attentato all'Olimpico, è fallito e il PM chiede perché non si rifà. Qua c'è il discorso, per me inizia tutto ad aprile e tutto si chiude ad aprile, perché che cosa avviene? Avviene che noi siamo su Roma per fare l'attentato contro i carabinieri, quindi l'attentato fallisce e rientriamo a Palermo. Stiamo aspettando a Giuseppe Graviano per vedere il da farsi. I fratelli Graviano vengono arrestati a Milano tutti e due, quindi non abbiamo più possibilità. Difatti con l'arresto dei Graviano tutto si blocca, come ho sempre sottolineato. E come ha detto anche ieri, quindi vada avanti, avvocato. Un secondo. Andiamo avanti perché quindi, non mi sembra su questo che si possa essere oggetto di contestazione. No, in questi verbali, tutti questi verbali accettati. Manca quel tassello. Aspetti, il pubblico ministero, faccia completare prima Spatuzza. Prima volevo leggere quello che c'è scritto dopo. E stavo leggendo io. Però faccia completare prima Spatuzza. Tutti i verbali, quelli del 16 giugno 2009, manca quel tassello. Prima del 16 giugno 2009. Sì, prima, esatto. Manca quel tassello che chiude tutta la storia di tutta la questione stragista. Per quello che riguarda dopo il 90, esatto. Dell'arresto dei Graviano. Esatto. Chiedo scusa, signor Presidente, Avvocato Miglio. Grazie, perché stavo continuando a leggere. Il PM chiede, quindi non c'è stato un controordine da parte di qualcuno per non fare la seconda volta l'attentato? No, noi stiamo aspettando ordini da Graviano. E questo può andare avanti. Posso integrare la contestazione? Certo, se su questo verbale può procedere. Sì, è proprio a seguire e non si parla più né dell'Olimpico né di e neanche di altre stragi. Pubblico Ministero, nel periodo successivo lei ha avuto altre notizie, informazioni concernenti sempre questo caso, quelle cose di cui le aveva parlato Graviano in quell'incontro al bar? Spatuzza, noi poi abbiamo il discorso di Tolmezzo in cui la trattativa... Sì, abbiamo il discorso? Proprio dopo aver parlato del riferimento al fatto che non hanno avuto più ordini da Giuseppe Graviano. Quindi il discorso successivo sarebbe stato quello di Tolmezzo, va bene. È riferito secondo alla trattativa, per come ha spiegato. Però signor Presidente, non dobbiamo fuorviare ora il test, perché il test ieri ha spiegato che il termine trattativa riferito a Tolmezzo e a dissociazione faceva la trattativa con i magistrati. Quello che avete ascoltato voi l'abbiamo ascoltato noi, ognuno farà ascoltato bene le valutazioni. È stato letto un passo del verbale, dello stesso verbale che lei ha utilizzato per la contestazione, e questo si è consentito. Noi abbiamo ascoltato la sua parte, ascoltiamo anche l'altra, poi la Corte ovviamente farà le proprie valutazioni.
E chiedo scusa, signor Presidente, quando prima il Pubblico Ministero ha integrato, il signor Spatuzza ha detto, ma non ho percepito bene perché si sono accavallate le voci, dice però lì manca un passaggio... Che in tutti gli interrogatori antecedenti al 16 giugno del 2009, questo ha detto Spatuzza, tra cui quello che lei ha citato, che mi è sembrato essere del dicembre del 2008... Signor Presidente, manca il passaggio, il riferimento politico, ecco, signor Presidente, alla luce del quale cambierebbe la conclusione successiva all'arresto di Graviano, ma questo è quello che ci ha detto e che lei potrà poi valutare. E io intendo precisare, la ringrazio per la sua precisazione, che il verbale che ho appena citato non è del dicembre 2008, ma del 6 ottobre 2009, quindi successivo a giugno. E quello quale? Quello che ha letto? Quello che ho letto ora ora, quando dice con Graviano, con l'arresto di Graviano, lo rileggo? Lo rileggo. Direi di sì, perché la data era cambiata. Quello integrato con la contestazione del PM. Questo di cui allora non è necessario tutto. Leggerlo, è chiarito. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Senta, lei quando poi ha parlato con Graviano nel carcere di Tolmezzo, il Graviano con il quale ha riferito ieri aveva un'amicizia da lunghissima data, non gli ha chiesto a Graviano come mai nel giro di pochissimo tempo sono passati dall'aver siglato un accordo a ritrovarsi in galera? Non ha chiesto come mai, se le cose non erano andate come sperava, come pensava, come prevedeva? In sostanza non avete parlato con... Allora, avete parlato in questa occasione, quando poi vi siete rincontrati a Tolmezzo, no, con Giuseppe... di quello che era accaduto nel gennaio del 94, sì, cioè da quel momento in cui sembrava, cioè, tutto concluso, colpo di grazia, eccetera, e l'arresto dopo pochi giorni. Ne avete parlato? Non e siamo... che cosa le ha detto Graviano, sì, sì, se ne avete parlato? Non siamo entrati mai nel dettaglio. Ne riprende il discorso del Bardone, che avevamo chiuso tutto, però il Graviano esternava una grandissima fiducia che le cose fossero quindi cambiate. Quindi era ancora fiducioso, quindi, quando ne parlate a Tolmezzo, che ancora il discorso ma non solo era aperto. Cose che, non solo fiducia che esternava a me, ma a tutte quelle che aveva modo di incontrare. O almeno sperava in un esito ancora, sì, sì, favorevole per, esatto, i detenuti, è così, sì, sì, quello che lei d'altra parte ci ha detto ieri. Allora, avvocato Minio. Graviano quale, per precisare? Giuseppe. Stiamo parlando di Giuseppe. Lei ha parlato ieri, lo aveva già detto ieri, ma è bene precisarlo perché oggi così resti pure registrato. Quindi Graviano Giuseppe. Ma io le chiedevo anche se avete avuto questo tipo di interlocuzione, cioè se lei ha chiesto specificamente a Graviano ma com'è che hai siglato l'accordo e sei finito in galera? Ha detto che non ne hanno parlato, lo vogliamo ribadire. Non ne hanno. Di questo episodio. Nei dettagli non siamo entrati, ma come è finito Giuseppe? Perciò tu mi avevi detto che avevamo chiuso tutto, come è finito? Ma, però nel suo esternare questa fiducia che tutto potesse cambiare da un momento all'altro, quindi questo mi rasserenava per certi aspetti. Va bene, perché lei la stessa domanda nell'ambito del processo Mori, domanda del Presidente, ha risposto, questo non l'ho detto mai a Giuseppe Graviano. Macchina, nello... il Ministero può seguire. Ah, pardon, 101, dottore. Questo non l'ho detto mai a Giuseppe Graviano e nemmeno mi è stato detto. Questo che cosa? Ci manca per un pezzo. Il discorso, la domanda era, ma com'è che non vi siete chiesti come è andata a finire qua, avevamo l'Italia in mano e ci ritroviamo tutti in galera? E lei risponde, quindi come mai le cose, la domanda è come mai le cose non erano andate come speravo, come pensavo, come prevedeva? La risposta è questo non l'ho detto mai a Graviano e nemmeno mi è stato detto da lui. Il contrasto, Presidente, non mi pare che abbia detto contrasto. Cose diverse, andiamo avanti. Lei che qualifica ricopriva nel 92 in Cosa Nostra? Nel 92? Sì. 92, diciamo, io già avevo purtroppo un bel po' di omicidi alle spalle, quindi ero a disposizione della famiglia mafiosa di Brancaccio. Comunque è implicito in quello che ci ha detto, non era ancora affiliato, quindi nessuna qualifica, sì, se ci riferiamo a qualifica. Sì. Lei ha riferito anche sui rapporti tra lei e Graviano. Le chiedo, i Graviano, quando conferivano qualche incarico di commettere reati, le comunicavano i dettagli, tutti i dettagli del fatto da commettere o solamente quello che riguardava il compito a lei assegnato? Però Presidente, io mi oppongo sulla premessa.
I Graviano, perché il signor Spatuzzo ha spiegato che da Filippo Graviano non ha ricevuto nessun incarico allora, di natura militare. Solo per questo, avvocato. E allora parliamo più generica. Quando lei riferiva, dalla famiglia Graviano. O dalla famiglia di Brancaccio, insomma, un incarico di commettere qualche attentato, la mettevano a parte di tutti i dettagli o solo della, diciamo, di quel segmento a lei assegnato? Se necessitava di mettermi a corrente di tutti i dettagli, mi mettevano a corrente di tutti i dettagli, per quello che mi raccontava io. Non so se racchiudeva tutta l'operazione al 100%, ma al 60% o al 40%. Io non posso dire tutti i dettagli, perché tutti i dettagli non li conosco. Conosco quello che mi si riferisce. Quindi le veniva comunicato solo quello che doveva fare o le davano confidenze anche in relazione a particolari relativi a un omicidio? Se lei si riferisce al movente, allora ci sono stati degli omicidi o all'obiettivo in cui lei ha conosciuto, parliamo di fatti diversi dalle stragi, perché è una domanda generica che le viene fatta. Ci sono stati dei casi in cui lei è stata a conoscenza o è stata messa a conoscenza anche per esempio del movente, delle ragioni per cui veniva commesso un omicidio o un altro fatto delittuoso riferibile alla famiglia di Brancaccio? Sì, molto ed è sufficiente spesso, questo sì, perché la domanda era generica sì. E quindi possiamo fermarci per il momento a questo. Nel caso di omicidi pure quindi? Omicidi ci sono, omicidi di cui qualcuno non so perché è stato ucciso, ma omicidi mi si spiega, ad esempio tutti quelli che sono stati riconducibili al contorno sapevo che c'erano, per i scappati sapevo qual era la matrice, il motivo. Don Puglisi, non vorrei prendere voi, quindi... Don Puglisi ce l'ha detta e quindi è già implicito in quello che ha detto. Sì, perché lei sempre nel processo Mori a pagina 97 che dice se io dovevo essere impiegato per un omicidio allora mi veniva comunicato ma non mi dava confidenze su dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, quindi qualora venivo impiegato nella manovalanza a quel punto per quello che è nello specifico io ero messo al corrente. Sì, questa è una generalizzazione sì, che non possiamo valutare per quella che è. Vado avanti, avvocato mio. Era una domanda del presidente del collegio. Sì, ma è una domanda assolutamente legittima, ma ovviamente bisogna tenere conto di quello che ha detto oggi, qui, ieri e oggi, qui Spatuzza. Sì, lei... Non possiamo in qualità... prendere una domanda e rapportarla alle risposte date qua. Una domanda in quel processo, nell'ambito di un esame diverso. Avvocato la mia domanda era identica. Comunque, lei in qualità di appartenente alla famiglia di Brancaccio si è occupato della strage di Via D'Amelio. Di questa strage eravate... al corrente solo voi o anche altre famiglie in Cosa Nostra? Io per quanto mi concerne io posso parlare delle persone di cui ho visto materialmente sui posti. Anche perché famiglie, qui dovrei dire che ho precisa meglio la domanda, una domanda veramente superflua, che se lei parla di altre famiglie già da quello che ci ha raccontato ieri emerge chiaramente che non c'era solo la famiglia di Brancaccio, parliamo di famiglia non mandamento, ma famiglia di Brancaccio, perché ci ha indicato delle persone che erano appartenenti ad altre famiglie. Quindi mi pare che la risposta è assolutamente implicita in quello che ci ha detto ieri. Sì. E allora? Lei al... rispondendo a una domanda del difensore nel processo, un secondo che trovi riferimento. Ecco. Pagina 74 del verbale 29-6-2009. Presidente, se prima facciamo la domanda, prima di leggere le contestazioni, a meno che non sia una contestazione su una risposta già data. No, e se altre famiglie... credo sull'appartenenza di altre famiglie, sulla partecipazione di altre famiglie. A Via D'Amelio, se ne sapessero, se ne fossero al corrente di questa strage. Questa vediamo la contestazione, se ha detto qualcosa di diverso rispetto... Lei il 29 giugno 2009 a pagina 74 dice che processo è, mi scusi,
Il verbale del pubblico ministero 29/6/2009, pagina 74. Firenze. Nessuno sa che noi siamo implicati nella questione strage, nessuno delle altre famiglie, nessuno sa il gruppo che ha operato su Via D'Amelio. Quindi il PM Nicolosi dice sì, quindi c'è questa compartimentazione sulle stragi. Ma in quel verbale, avvocato, perché a questo punto essere completo, si parla di Tagliavia, si parla di Tinirello? No. Posso rispondere, signor Presidente? Onestamente no, però le posso anche... Prima di fare la contestazione. Le posso anche citare il verbale del processo Tagliavia, dove la domanda dell'avvocato di Tagliavia era la stessa e lei risponde, ad esempio, sulla strage di Via D'Amelio nessuno era al corrente, al di fuori della famiglia di Brancaccio e della famiglia di Corso dei Mille. Quindi già parliamo di due famiglie diverse. Come era il partito domanda... all'inizio di facendo una domanda come se fosse soltanto a conoscenza la famiglia, se altre famiglie oltre quelle di Brancaccio ne fossero a conoscenza, allora quindi la domanda oltre la famiglia di Brancaccio, oltre la famiglia di Corso dei Mille. Che avvocato, non possiamo giocare qui sugli equivoci, dobbiamo essere precisi, le domande devono essere precise perché dobbiamo avere delle risposte altrettanto precise. Se fino ad ora lei ha fatto le domande concentrate sulla famiglia di Brancaccio e adesso mi cita anche la famiglia di Corso dei Mille, vorrei che fosse fatta una domanda più precisa. E la domanda infatti era, la rileggo, se era, la riformuli. Se di questa strage erano al corrente solo la famiglia di Brancaccio o altre famiglie, questa era la domanda originale. Altre famiglie. Allora, siccome lei mi ha citato almeno due famiglie, io la domanda in questi termini non l'ammetto, perché è chiaro che dalla sua stessa contestazione, quella che ancora non abbiamo, che intendeva fare, appare già la presenza di due famiglie. Lei ha citato Brancaccio e Corso dei Mille. Oltre la famiglia di Corso dei Mille vi erano altri. E allora vediamo questa domanda. Oltre Brancaccio e Corso dei Mille, lei ha conoscenza del coinvolgimento di altre famiglie? Io posso dire che del gruppo che ha operato, il gruppo, cioè... nessuno ne era a conoscenza, tanto che Brusca non sa niente, Gangemme non sa niente, tutti il fiore di collaboratori non sapevano del gruppo che ha operato su Brancaccio, cioè di Brancaccio, ad esempio io, Tutino e altri soggetti che hanno, del gruppo, non della famiglia. Poi io non so se altre famiglie ne erano a conoscenza che Brancaccio era responsabile della strage. Ma per quella che è la sua diretta conoscenza di persone che hanno partecipato, questi soggetti che hanno concretamente partecipato, a quali famiglie appartenevano? Opera il mandamento di Brancaccio. Quindi le famiglie appartenenti, esatto, al mandamento di Brancaccio, le quattro famiglie che sappiamo. Sì, ad esempio Tagliavia è famiglia di Corso dei Mille, come si chiama... Nino Mangano, famiglia di Roccella, io famiglia di Brancaccio, quindi sono tutte e tre famiglie unite. E questo io mi riferivo all'inizio, perché lei già ieri ci ha citato i nomi di persone che sono appartenenti già a più di una famiglia. Mandamento di Brancaccio, ma sono quattro famiglie nel mandamento di Brancaccio, da quello che sappiamo, se non, quindi, capito male. Le altre famiglie non sanno il gruppo che ha operato per, perfetto, questa strage, però non so se, quindi, a questo lei punto non è a conoscenza di altri mandamenti, che, esatto, è una cosa diversa rispetto alla domanda che è stata fatta. Avvocato Mino, voi come gruppo di Brancaccio, quando è che iniziate ad essere operativi su Via D'Amelio? Iniziate a muovervi su Via D'Amelio? Per preparare, come ho detto ieri, a marzo-aprile noi già eravamo attivi. Brancaccio, lasciamo stare Via D'Amelio. Come questione stragista, noi... No, la domanda è specificamente su Via D'Amelio. Ah, su Via D'Amelio noi... E io, anche se lei l'ha detto ieri, ma comunque l'incarico l'ho avuto per frutto della 126, stiamo parlando prima di luglio o fine giugno, una cosa del genere. Sì, ma io non mi riferivo al furto della 126, io mi riferivo al prelievo di esplosivo. Ha già detto ieri che quando trasportarono l'esplosivo non sapeva, non aveva mai sentito parlare né di Via D'Amelio né del dottor Borsellino. Anche perché, come ha visto, le ha risposto già a Spatuzza con riferimento a marzo-aprile, ma ieri ci ha detto che ovviamente lui non sapeva nulla. Certo. In quel momento. E allora... E allora, a lei è mai stato comunicato qual era l'obiettivo della strage di Via D'Amelio, quella che stavate preparando? No, come ho detto ieri e ripetuto poc'anzi, io non ero a conoscenza.
Quando Milo, ci ha detto ieri, l'abbiamo ascoltato tutti, io non voglio limitare, però domande. Allora, se ieri ci ha detto, l'abbiamo ascoltato tutti, che lui l'ha preso dalla televisione, si trovava a Campo Felice, adesso non ricordo esattamente dove. Quindi evitiamo di... non mi costringa a intervenire. No, e allora passo alle contestazioni. In merito al prelievo d'esplosivo che lei ha riferito a marzo-aprile 92 e ha puntualizzato a domanda del PM, perché a me queste domande già sono note e arcinote, ha puntualizzato ieri che non sapeva se era per via D'Amelio o meno. Abbiamo appreso ora che lei apprende di via D'Amelio dalla televisione. Io le devo contestare. No, scusi. Apprende che la vittima era di quel dottore Paolo Borsellino, certo. Lo apprende dalla televisione. Sì. Ecco. E allora? Il verbale di interrogatorio di 16 giugno 2009, Firenze, pagina 89. Anche perché ci ha raccontato dei sopralluoghi fatti a via D'Amelio, sì. Quindi lei non ci può dire oggi. 69, avvocato. Sì, però signor Presidente, prima con Graviano. Prima dei sopralluoghi della 126. Quindi la vittima fosse il dottor Paolo Borsellino, lui lo apprende alla televisione nel pomeriggio. Certo. Però prima del 126 dei sopralluoghi e quant'altro c'è il prelievo di esplosivo che lei a Firenze il 16 giugno 2009, pagina 89-90. E allora? La domanda è: erano già operativi per quello scopo? Spatuzza, certo che eravamo già operativi. Se noi partiamo, io quando dico che l'attacco allo Stato inizia ancora, noi qua stiamo a cercare un posto di blocco. È un anno e mezzo che cerchiamo un posto di blocco. Se noi troviamo quel posto di blocco a Palermo, là datiamo il DNA della nostra storia. Perché quando avviene quel posto di blocco, noi siamo operativi su via D'Amelio e Capaci non era avvenuto. Ed ancora, pagina 78 ma dello cosa stesso... Ma cosa si riferisce a questo posto di blocco? Noi non conosciamo quel verbale. Sì, signor Presidente, per me posso leggere pure 200 pagine verbali, però il PM mi darà atto che questo è un posto di blocco che loro incontrano, e Spatuzza me ne potrà dare pure Lo sintetizzi per successivamente noi, possiamo... al primo prelievo di esplosivo, quello che lui colloca nel marzo-aprile. Spatuzza dice, noi andiamo a marzo-aprile a prendere l'esplosivo, dopodiché ritornando a Palermo prendiamo un posto di blocco. Io mi riferivo a questo, se no... E allora, ripeta così lo possiamo capire anche noi, rilegga il passo. Se noi troviamo quel posto di blocco a Palermo, là datiamo il DNA della nostra storia, perché quando avviene quel posto di blocco, noi siamo operativi su via D'Amelio e ancora Capaci non era avvenuto. Ancora, 16 giugno 2009, pagina 78. Quando parte Capaci... siamo attivi noi di Brancaccio per via D'Amelio. Ed ancora, 29 giugno 2009, noi... Pagina... 75-76. Quindi noi ci stiamo muovendo come gruppo compatto di Brancaccio prima di Capaci. Avviene Capaci, quando avviene Capaci noi abbiamo l'esplosivo macinato dentro per via D'Amelio. Allora, ed ancora, chiedo scusa signor Presidente, allora, l'ultima... nel senso che ovviamente lui ce l'ha detto che lo stesso esplosivo poi sarà utilizzato, ma lei sta arrivando a una conclusione che è diversa da quello che ci ha riferito Spatuzza. Lo legga, noi prendiamo atto della sua contestazione, ma non è una contestazione in realtà e non credo che sia necessario fare altre domande. Vada avanti, completi se deve leggere ancora altre parti. Al processo per la strage di via D'Amelio il 12 giugno 2013, pagina 10, ad espressa domanda del pubblico ministero sull'esplosivo prelevato per via D'Amelio, lei risponde il prelievo l'ho collocato a marzo-aprile 92, quindi è chiaro che e è legale. E invece cosa ha detto? Ma non è una domanda ovviamente retorica che le faccio, ma non deve rispondere. Avvocato Miglio, vada avanti. Lei... rispondendo a domande del difensore, ha riferito che ha effettuato, forse del pubblico ministero pure, ha riferito di aver effettuato nel 97, immediatamente dopo il suo arresto, un colloquio con il procuratore Vigna. È corretto? 97, l'abbiamo datato 98, oggi stamattina. Poi ce ne sono altri. Lei questa circostanza l'ha detta al processo... E allora, al processo Borsellino Quater,
Pagina 73, l'avvocato chiede: cortesemente vorrei riprendere brevemente un tema, quello del primo colloquio investigativo che fece con il dottor Vigna, che è avvenuto nel 97, mi pare di ricordare. In che mese? Agosto. Ci fu una pausa del processo, eccetera, eccetera. Allora, la domanda è: possibile sia stato quindi ad agosto del 90? Lei ieri ha detto un po' più genericamente, ovviamente. Io lo colloco. Non può ricordarsi, d'altra parte stiamo acquisendo, o acquisiremo, non noi, ma nel fascicolo del pubblico ministero saranno acquisite, i difensori potranno verificarli, i registri dei colloqui. Comunque lei ha modo di ricordarsi se per caso è stato nell'agosto del 97, come allora ha risposto? Io lo colloco ad agosto, poi non so, voi ad agosto potete, non ricorda, non è certo benissimo. Prendiamo atto. Non erano certamente cose abusive. Avvocato Minio. L'iniziativa parte lei o da lei o dal procuratore? Come? No, io non ho mai chiesto il colloquio investigativo. Perfetto. Come ho riferito ieri, stamattina, e lo ripeterò per sempre. Io l'unico colloquio investigativo che ho chiesto quando ho deciso di intraprendere la collaborazione. 17 marzo del Esatto. In quell'occasione vi era anche il dottor Grasso insieme al dottor Vigna. In quale occasione? Mi scusi? In questa del colloquio del 97. La prima, parliamo di questo agosto, sì, 97-98. Sì, il procuratore nazionale era Vigna, e c'era anche la presenza di Grasso, sì, del dottor Grasso. In quell'occasione lei disse ai procuratori che su Via D'Amelio si stavano commettendo degli errori? Nelle indagini. Ho cercato di metterle un po' in guardia, ma così una questione campata in aria senza nessuna, anche perché non c'era la. Non mi considero un collaboratore di giustizia, non ero là per fare delle confessioni. Quindi stavo cercando di metterle un po' in guardia di questa cosa, perché già c'è state, mi sembra. Siamo processi che stiamo celebrando, quindi ho cercato di che erano fuori strada senza ma rivelare nulla, in sostanza è questo che le vuole sì, dire. Sì, perché a tal punto, cioè, stiamo facendo processi, io che lì butto una situazione a cercare di metterle in guardia, ma senza entrare nei dettagli e senza specificare tutto il resto della situazione. Avvocato Emilio. Sì, ma lei parlò... in quell'occasione del fatto della 126? Sì, non della 126. Del furto. Adesso non mi ricordo di particolare, però cioè, vi devo dire una cosa, tutti questi anni, fino nel 2010, che iniziarono ad arrivare i primi riscontri, una serie di cose, io ero convinto effettivamente che io e Tutino avevamo rubato una 126 che effettivamente questi ragazzi avevano rubato. Quindi, non ho capito, mi spiego un po'. Cioè, in tutto questo tempo, no? Io ero convinto che fosse la stessa macchina, prima rubata da questi ragazzi, esatto, e poi da lei. Che l'avevano rubato questi e noi avevamo rubato una macchina ragazzi, che. Ragazzi, lei intende Candura, ovviamente. Sì, esatto, ma rubata con le chiavi, perché noi abbiamo rotto tutto. Quindi ero convinto di questo, che effettivamente questi erano responsabili del furto della 126, ma che poi successivamente avevamo riarrubato noi, utilizzata per la strage. Quando fuori esce tutta questa storia, le ritrattazioni e tutto quant'altro, a quel punto va, guarda un po' che mostruosità si è costruita in tutta questa storia. Sì, quindi questa circostanza lei la rivelò sin da quegli anni. La domanda è se avete parlato della 126 in questo colloquio investigativo. No, adesso non sono in dettaglio, ma stiamo parlando qualche cosa l'è buttata lì per caso senza... stavo cercando in una forma soft, in una forma senza espormi tanto, perché già a quel punto quella era una piena collaborazione su tutti gli effetti. Quindi siccome io ero cauto, se parlare mi piaceva parlare, perché ho scoperto... la forma del dialogo, che la parola che è una forma di dialogo che la augura a chiunque gli sia. Quindi parlavo, ma senza cercarmi di sporcarmi, di rimanere più cauto possibile. Sì, quindi glielo disse in sostanza. Non so se ho specificato direttamente la 126, ma io qualche cosa l'ho detto in tal senso. Che sicuramente questi ragazzi hanno rubato questa macchina, cioè questa 126, adesso non mi ricordo i dettagli, ma sicuramente altri ragazzi hanno rubato questa macchina. Allora,
solo per sua memoria. Processo Borsellino Quater, 11 giugno 2013, pagina 170. Signor Spatuzza, la domanda è: lei ha parlato di un colloquio investigativo nel 97 con il procuratore Vigna e ha anche detto che in quell'interrogatorio ha fatto cenno al furto della 26, della 126. No, furto mio. No, 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 ma questa è la domanda, sì, chiedo scusa. Ha fatto cenno al furto della 126, può delineare meglio cosa ha riferito in quell'occasione al procuratore Vigna? E lei risponde: quell'occasione l'ho sfruttata nel senso di dare un indizio in cui dissi che, innanzitutto, ho precisato che non era la mia volontà di collaborare con la giustizia, nel senso che ho cercato di metterlo in guardia sulla questione che riguardasse Via D'Amelio, quindi gli dissi che su Via D'Amelio state commettendo un errore. Quindi mi spingono a spiegare meglio. No, mi spingo. Mi spingono. No, mi spingo. Mi spingo io. Ah, non mi spingo, non lo Comunque, intanto leggiamo che ha detto a loro, che risulta verbalizzato, trascritto. Poi lei potrà precisare. Quindi la frase è, come la ripeta quest'ultima, mi spingono. Quindi gli dissi che su Via D'Amelio state commettendo un errore, mi spingono a spiegare meglio questa circostanza, in cui io, non addentrandomi nei dettagli, gli dissi, perché dice: ma già sono state individuate delle persone che si sono rese responsabili del furto. E io gli ho spiegato: sì, effettivamente con molta probabilità questi ragazzi hanno rubato questa macchina, ma sicuramente successivamente ci sono stati altri ragazzi che hanno rubato la macchina. E poi non ho voluto aggiungere altro per non rischiare la vita. Credo che non mi pare che prima abbia detto la stessa cosa. Quindi lei già in quel colloquio investigativo ha detto: sì, non mi sono spinto più di tanto. Altri ragazzi hanno rubato. Esatto, quello che ho riferito poco. Avvocato Milio. Emerso dalle, glielo richiedo, ma l'ha citato l'avvocato Di Peri. Lei ebbe altri colloqui investigativi ed in particolare uno col procuratore Vigna e Grasso il 26 giugno 98. 26 giugno 98. Giugno 98. Ma non lo escludo, sì, non lo escludo. Ricorda se in quell'occasione ribadì ai procuratori che sulle indagini di Via D'Amelio si stavano commettendo degli errori e fece nuovamente riferimento alle circostanze a sua conoscenza? Non lo so, non ricordo benissimo se abbiamo trattato di nuovo il tema di cui io già avevo dato accenni del furto di questa macchina. Adesso non ricordo, avvocato. Signor Presidente, io avrei la necessità di mostrare, di esibire allo Spatuzza il verbale del colloquio investigativo che ho citato. È un verbale non utilizzabile, ma ho necessità di mostrarlo per dimostrare. Verbale sottoscritto dal... No, non ho firmato mai verbale. E allora quindi non abbiamo necessità di esibirlo. Se è un verbale sottoscritto, è sottoscritto... dovremmo capire lo scopo di questa esibizione. Spieghi, che vorremmo capirla. Certo, ho fatto la domanda se in questo verbale si parlava della 126, posto che non è producibile. Verbale redatto da chi e sottoscritto da chi? Procuratore Grasso e procuratore Vigna. E allora quindi lei eventualmente potrà usare gli strumenti processuali per poterlo fare constatare, ma non lo possiamo certo esibire a Spatuzza. Signor Presidente, è un colloquio investigativo, non posso produrlo. Ho capito. Cercherà lo strumento processuale, ma non è certo quello dell'esibizione. Non vedo cosa potrebbe dire Spatuzza su un atto che neppure conosce, che non ha evidentemente mai visto, proprio perché non è un verbale fatto da lui. Come no? Sono le sue dichiarazioni. Le sue dichiarazioni riportate da chi? È una trascrizione, signor Presidente. Trascrizione registrata? Certo. Registrata, ma qui non sottoscritta da lui, sarà registrata, ma cosa vuole fare? Faglielo leggere, non ho capito. No, volevo chiedere conferma se si parlò di questa... Gliel'ha fatta la domanda e lui ha risposto. Per lo scopo dell'esibizione, vorrei capire lo scopo dell'esibizione alla Spatuzza di questa trascrizione. Lei sta dando atto per la registrazione che c'è un colloquio investigativo in cui ha parlato di questi argomenti. Tra l'altro lui non l'ha escluso. Ha detto che non lo ricorda e ne prendiamo atto, ma l'esibizione mi pare assolutamente superflua o non conducente, più che superflua. L'ultima domanda: lei sa se questo verbale fu trasmesso ai colleghi di Caltanissetta che si occupavano delle indagini? No, non ne sono a conoscenza. Va bene, grazie, ho finito. Prego, grazie. Vediamo se c'è l'avvocato D'Agostino. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Spatuzza. Senti, buongiorno. Io intervengo sempre su questo colloquio investigativo avuto nel 26 giugno del 98 con il dottor Grasso e il dottor Vigna.
Lei ricorda se già in quell'occasione disse che Cosa Nostra non avrebbe fatto le stragi se non avesse avuto le spalle coperte da altri soggetti esterni? Avvocato, io non a parte il discorso della 126, questo accenno che ho dato, questo è un ricordo che mi è chiaro, ma non posso ricordare tutto quello che si è sviluppato in queste conversazioni. Sì. Quindi non so se può essere scritto scritto, cosa che sicuramente esatto. Non ho mai filmato, non lo so, però se lei me ne parla possiamo. Dico, se risultasse scritto comunque lei lo... No, lei io non ho filmato niente, io quello che è scritto... Va bene, allora le chiedo un'altra cosa, sempre un'ultima cosa solo su questo verbale. Ricorda che già in quella sede disse che si dovevano uccidere più carabinieri possibili nel fallito attentato all'Olimpico? Ma quello che ho detto nelle dichiarazioni mie passate, quindi diciamo che è coerente a quello che ho sempre sostenuto, quindi a questo punto non so se effettivamente. Sì. Senta, lei ha saputo da Graviano o da altri ambienti di Cosa Nostra del rientro in Sicilia nell'89 di Contorno, quando fu poi arrestato nella villa di Gaetano Grado in possesso di un arsenale? Sì, noi sappiamo, cioè. Sai che cosa significa sappiamo in Cosa Nostra? Cioè, perché a un dato punto tutto quello che accadeva in quel periodo si attribuiva a Contorno. Quindi c'era questa cosa che c'era Contorno. Ma la domanda è se lei ne ha parlato con Graviano e se ha avuto notizie da Graviano. Esatto. Giuseppe, siccome erano successi degli omicidi proprio a Brancaccio, quindi mi ero allarmato perché lì proprio sotto casa mia la cosa era un po'. Tra l'altro era una persona vicina a noi, quindi non era un avversario. Quindi chiese a Graviano di questa cosa. Di tale Domenico Russo, siccome eravamo anche parentate. Quindi da questa cosa mi è stata riferita che con molta probabilità questo omicidio l'aveva compiuto Salvatore Contorno. Sì, senta, avete commentato con Graviano, con qualche altra persona di Cosa Nostra, se il Contorno potesse godere di coperture istituzionali? No, questo credo di no. Senta, lei ha riferito che nell'88 Graviano vi disse di votare per i socialisti. Lei, che è stato per molti anni una delle persone più vicine ai fratelli Graviano, è in grado di riferire se i Graviano per altre elezioni politiche vi indicarono altri soggetti da votare? Sì, nel... non ricordo... Possiamo andare, diciamo, da quando, diciamo, lei ha detto che conosce i fratelli Graviano dagli anni 80. Precedentemente a questo è l'87, esatto. In occasione delle altre elezioni lei riceveva sempre indicazioni da Graviano? No, non sempre, perché non mi occupavo di politica. No. Se le ha ricevute? Sempre. No, qualche cosa sporadica nel quando fu che si stava creando questa Sicilia Libera. Qua siamo quindi in un periodo successivo all'87. Sì, no, nessuna solo indicazione. Solo quando si è parlato di Sicilia esatto. Libera. Sente... Le indicò mai di votare a lei o altri membri del mandamento di Brancaccio la Democrazia Cristiana? No, questo era scontato perché noi per natura, come ho detto ieri, eravamo democristiane incarnate, quindi non c'era motivo di dire con molta probabilità suggerire il candidato, ma la preferenza era per la Democrazia Cristiana. Senta, e dopo invece nel periodo successivo al 93 vi furono dati dei riferimenti politici a cui votare? No, perché poi io nel 94 i fratelli Graviano sono stati arrestati, diciamo che io poi nel 94 sono latitante, quindi non ho avuto nessuna indicazione in tal senso. Capito, senti, i fratelli Graviano coltivavano amicizie, avevano frequentazioni politiche? Ma per quello che... mi costava a me, la vicinanza era con il Cerillo, che è anche lui di Brancaccio, quella che mi costa a me direttamente. Altre che le costano indirettamente invece? No, non so dire, io parlo di cose che ho vissuto e che ho... Grazie, nessun'altra domanda.
Prego. Allora, vediamo se ci sono altri difensori che intendono intervenire. Mi pare di no. Pubblico Ministero ha altre domande da porre? Prego. Buongiorno signor Spatuzza. Buongiorno dottor Di Matteo. Senta, qualche domanda che ieri non avevo fatto, anche perché solo oggi sono state poste così tante domande sui colloqui investigativi e anche sui contenuti dei colloqui investigativi. Allora, la prima domanda è questa. In realtà ieri, attraverso una contestazione che le avevo fatto per un altro motivo, della pagina 32 del verbale del 16 giugno 2009, era già stato accennato quello che lei ha detto anche stamattina, e cioè che nel corso di un colloquio investigativo, ci chiarirà adesso se è del 97-98, se lo può ricordare, capisco che le faccio una domanda molto difficile sulla data, lei disse, ora ci chiarirà a chi e perché, comunque fate attenzione a Milano 2. Conferma questo dato? Sì, lo confermo. Allora, ricorda quale fosse il colloquio investigativo e soprattutto che cosa, a cosa intese riferirsi nel momento in cui al colloquio investigativo, ai magistrati, al procuratore nazionale antimafia, penso lei disse già nel 97 fate attenzione a Milano 2. Sì, allora, innanzitutto confermi se sì, lo conferma, confermo, sì, che ma è... in uno dei colloqui investigativi, in uno dei primi, dei dopo, ci dica lei quando. Ma forse il primo o il secondo con il dottor Vigna è mi grasso. Sembra all'occorrenza del... Lei a un certo punto mi dice attenti a Milano 2, sì, sì, è così? Ricordo conferma? L'occasione che eravamo quasi per salutarci, per andare via, in cui sentivo di dire qualcosa, perché sa... mi portavo dietro tutta quella sofferenza, mi portavo dietro tutto il macello che avevo combinato. Quindi ho cercato sempre in tutti questi anni nel dialogo, perché credo che sia la forma più bella per uno chiedere perdono e sottomettersi a qualsiasi giudizio. Quindi quasi alla fine, quando ci stavo quasi per stringere la mano, gli disse questo, di fare attenzione su Milano 2. Allora, il primo sera l'ha chiesto, cosa intendeva con questo? Intendevo perché lo ricollocavo a tutto il... la storia del Bardone di cui io ne ero a conoscenza. Quindi intendeva in sostanza indicare, far riferimento a quei soggetti poi che le erano stati nominati nell'incontro del Bardone, questo ci sta praticamente dicendo. Ho fatto in una maniera soft quello che ho cercato di dare indicazione nello specifico della 126, quindi è una circostanza analoga sempre con delle modalità di cautazione, perché non era un collaboratore di giustizia. Ha voluto dare un'indicazione, uno stimolo, come fece per il fatto di Via D'Amelio, del furto della 126. Diciamo che la natura è la stessa. Ho capito. Senta, io non entro tanto nelle questioni che le sono state ripetutamente sollecitate su Via D'Amelio. Io le volevo chiedere una cosa che a noi, diciamo, in questo processo risulta dalle sentenze definitive, in particolare del Via D'Amelio Terre già in atti, Presidente, che ricostruisce anche parte di un altro processo, il Via D'Amelio Bis. Quando lei fece quel colloquio investigativo e giustamente disse quelle cose sul furto della 126, io le volevo chiedere questo dato che a noi risulta documentalmente. Lei sapeva che già in quel periodo erano stati arrestati con ordinanza di custodia cautelare e in qualche caso processati e condannati, così sono sentenze oggi tutte definitive, ma comunque che erano già stati arrestati per la strage di Via D'Amelio Cannella Cristoforo, detto Fifetto, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Francesco Tagliavia, questi poi soggetti tutti condannati definitivamente in esito alle sentenze di Caltanissetta, e Renzino Tinnirello, che in realtà nonostante poi la richiesta di condanna all'ergastolo del pubblico ministero venne poi assolto. In quel momento non mi interessa, ho fatto questi nomi perché mi interessa capire una cosa, in quel momento in cui lei giustamente dà quell'input
sulla 126. Quindi parliamo 97-98. 97-98. Lei sapeva che comunque questi uomini del mandamento di Brancaccio, che poi lei stesso ieri l'ha detto, per esempio di Tagliavia, di Tinirello, di Fifetto Cannella, di Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, erano già stati comunque, per altro verso, arrestati dalla procura di Caltanissetta e in qualche caso condannati all'ergastolo, con condanne che sono ormai definitive? Allora, lei nel 97-98 era a conoscenza, questa è la domanda che le fa il Pubblico Ministero, 97, della situazione 98. Processuale sì, di quei soggetti che le sono stati... No, io so che ci sono dei processi in corso a Caltanissetta quanto riguarda la strage di Capaci, di Capaci, di non sapevo, no, no, in questo no, caso devo dire, so che si stavano celebrando a Caltanissetta dei processi che riguardavano, non so se era Capaci o Caltanissetta, perché me ne parlavano quelli che rientravano dalle isole, che ad esempio il Morana, che aveva un processo a Caltanissetta. Sì. Quindi Del Cannella coinvolto, Giuseppe Graviano, Del Cannella addirittura non sapevo niente, ma Giuseppe Graviano lo inserivo in tutto quel contesto da Capaci e via D'Amelio, ma non nel senso materialistico che erano venuti fuori materialmente i fatti come erano avvenuti, di cui io ne ero a conoscenza. Quindi nei dettagli io non sapevo niente, sapevo che si stavano celebrando dei processi, c'erano persone che si autoaccusavano di questo furto della 126, ma nei dettagli non ero a conoscenza. D'altra parte lei era isolato al 41 bis, giusto? Sì, sì. Senta, signor Spatuzza, lei ha seguito da imputato, e se sì, con quale cadenza, se partecipando sempre alle udienze, seguendo proprio il dibattimento, il processo a suo carico, quando lei ancora non era collaboratore di giustizia, per le stragi del continente, quello celebratosi a Firenze? Sì, l'ho seguito. Che dopo che sono stato arrestato, diciamo, ed è già iniziato nelle prime battute, quindi... per quello che mi è stato modo l'ho seguito. Innanzitutto un chiarimento, perché veramente in questo momento non ho assolutamente chiaro il quadro della situazione, nonostante noi abbiamo prodotto delle sentenze definitive. Lei era imputato nello stesso dibattimento in cui era imputato Giuseppe Graviano, o Giuseppe Graviano è stato imputato, se lei ne è a conoscenza, in uno stralcio? No, cosa è successo? Quando inizia il processo di Firenze è stato stracciato Filippo Graviano e mi sembra anche il signor Reina. Quindi il Filippo Graviano non viene stracciato, diciamo che assieme a me ha processo, però non è venuto mai a presenziare in udienza, perché in quel periodo erano interessate a procreare i figli. Diciamo che in tutte le udienze in cui ho partecipato nel processo di Firenze non ho mai incontrato a Filippo Graviano. No, io in verità le ho chiesto, signor Spatuzza, di Giuseppe Graviano. Se era No, ma so che è stato stracciato. Là non l'ho visto mai, nemmeno a Filippo, che tra l'altro eravamo coimputati nello quindi stesso processo. Quindi Giuseppe era stato stralciato, esatto. Mentre Filippo era nello stesso processo ma non partecipava all'udienza. Non l'ho mai incontrato lì in udienza. Ora, Presidente, cito sempre un dato che è acquisito al fascicolo per il dibattimento con la sentenza definitiva, come presupposto della domanda. A noi risulta dalla lettura degli atti del processo che Giuseppe Graviano, a un certo punto, attraverso il suo difensore, così come ha fatto Salvatore Rina attraverso il suo difensore, chiesero alla Corte l'ammissione di una prova, cioè di sentire Vito Ciancimino. Vito Ciancimino infatti fu convocato e si avvalse della facoltà di non rispondere. Ma io le volevo chiedere questo, innanzitutto se era a conoscenza del dato, e se era a conoscenza del dato, se lo ricorda, se lei ha mai saputo perché Giuseppe Graviano in quel processo, o meglio il difensore di Giuseppe Graviano, chiese la citazione di Vito Ciancimino.
Allora, lei innanzitutto, avendo seguito il processo, ricorda... Sì, no. Io sono stato arrestato con il processo già in corso, quindi non ho seguito le prime battute, quindi sicuramente questa cosa è stata chiesta prima che io, però io non ho ricordo di questa citazione. Quindi non ha ricordo di questa citazione, no. Quindi con Giuseppe Graviano ha mai parlato di Ciancimino? No, mai. No. Agganciandoci a questo, lei comunque sa, conosce Ciancimino, conosceva sì, per all'epoca. Quello che, no, cosa nel passato no, però le conoscenze giornalistiche o altro, non altre. Non li conosco. Pubblico Ministero. Ancora, stamattina ha fatto riferimento, tra l'altro dicendo di questa questione ne ho parlato nei 180 giorni immediatamente successivi all'inizio della collaborazione, alla questione dei piloni. Ora, anche per fare maggiore chiarezza, ci vuole riferire esattamente a quali fatti, a quali richieste, a quale questione lei ha fatto riferimento stamattina parlando di questione dei piloni? Allora, cosa intende per i piloni? Nel 93, proprio a cavallo delle stragi, sono stato incaricato io da Giuseppe Graviano di contattare tale Paolino Dalfone, di cui questo Paolino Dalfone doveva installare dei tabelloni pubblicitari. Aveva dei problemi e quindi occorreva la nostra nostro aiuto. Di mettermi completamente a disposizione di Paolino Dalfone. Quindi tutto quello che necessita per soddisfare questa richiesta, dice, noi ci dobbiamo attivare. Quindi contatto il Paolino Dalfone, gli disse che mi ero visto con Giuseppe e mi aveva detto questa cosa di questi tabelloni. Quindi questo Paolino Dalfone mi indica un'area ricadente nel territorio di Brancaccio che sarebbe tra via Giafar e rotonda della Vioreto, che c'è la corsia Lato Mare e la corsia Lato Monte. Quindi mi indica che lui ha bisogno in queste due corsie lo sta bene dei proprietari dei terreni all'interno e mi dà anche la spiegazione perché mi dice che se i tabelloni venissero installati sul terreno comunale nel marciapiede necessitano di autorizzazione e quant'altro, quindi la cosa è molto molto complicata, ma se i tabelloni venissero installate all'interno della proprietà privata, là necessita soltanto una tassa comunale che è una cosa irrisoria. Quindi ci siamo fatti un po' in giro, mi segnala i punti dove deve installare questi tabelloni pubblicitari e io contatto il guardiano di quei posti, di quei appezzamenti di terreno, che era tale Pietro Romano. Quindi gli ho dato indicazione di parlare con i proprietari e di mettersi a disposizione per concedere questi pezzi di terreno. Cosa che è stata fatta, il Paolino Dalfone effettivamente ha installato i tabelloni pubblicitari, quindi la cosa andò, diciamo, se così possiamo dire, a buon fine. Nel 94, trovandomi io latitante assieme a Vittorio Tutino, apprendo che gli era arrivato un messaggio dai ragazzi, cioè dai picciotti, cioè da Filippo e da Giuseppe Graviano, di parlare con Paolino Dalfone e di fare scippare i tabelloni pubblicitari. Questo nel 93-94. Quindi so che Vittorio Totino gli è stato dato questo incarico e lo sta svolgendo lui, di cui io nemmeno mi intrometto. Quando io divenne reggente del capofamiglia della famiglia mafiosa di Brancaccio, mi arriva a me una direttiva di contattare direttamente il Paolino Dalfone e di togliere immediatamente, stiamo parlando noi nel 95, di contattare il Paolino Dalfone e di levare questi tabelloni pubblicitari. Siccome tutta la storia io la conoscevo, quindi ho contattato a Paolino Dalfone, ma al di là della questione non solo togliere i tabelloni pubblicitari ma sradicare anche i fondamenti, perché per installare, che erano tabelloni pubblicitari abbastanza grandi, non erano, bisognava fare dei fondamenti abbastanza profondi,
quindi non solo togliere i tabelloni di pubblicità, ma scippare anche dal terreno la fondamenta che si era installata. Quindi contattato poi Paolino Daifone, gli disse di mettersi subito a disposizione e di togliere immediatamente quei tabelloni pubblicitari. Effettivamente è cosa che è stata fatta, però io non sono andato mai sul posto a controllare se effettivamente i piloni erano stati tolti. Questa era la questione dei piloni. Perché lei stamattina l'ha citata quando appunto si parlava, attraverso le domande diciamo della difesa, del momento in cui avesse parlato per la prima volta di Berlusconi e dell'Utri? Cosa c'entrano eventualmente questi tabelloni pubblicitari e la vicenda di questa installazione curata in questo modo da esponenti mafiosi con le persone di Berlusconi o dell'Utri o con l'attività di queste persone? Perché ci entra? Perché così sporadicamente io sapevo che il signor Dell'Utri si occupava di pubblicità. Quindi questa necessità di togliere addirittura i piloni, quindi per me era una cosa gravissima. Lo colloco nella questione del Bardone. Nel senso che lei sa e ha conoscenza che con questa questione in particolare... No, non mi è stata mai riferita, è un collegamento che faccio io. Un collegamento che fa lei. Appunto, Presidente, risulta già, per la verità. Scusi, risulta già dalla sentenza prodotta, che è una sua deduzione, alla sentenza dell'Utri. Sentenza prodotta. In questo caso ripetita Juvent. Senta, signor Spatuzza, lei ieri nel corso dell'esame, nella prima parte dell'esame, quando rispondeva alle mie domande ieri mattina, ha riferito della vicenda della spedizione delle lettere e poi il pubblico ministero ha fatto riferimento al contenuto e alla rivendicazione di quel contenuto da parte della Falange Armata. Lei, prima di spedire quelle lettere, aveva mai sentito parlare della Falange Armata? Non so se è qualche cosa, ma non direttamente da Giuseppe o da altri. Non so se qualche cosa girava a livello mediatico, però una confidenza... No, a livello mediatico, credo che la domanda sia nell'ambito, ovviamente, della famiglia, del mandamento mafioso. No, di mai, mai. Era mai... mafiosi. Rispetto... Ai delitti che lei ha ricostruito in questi due giorni, commessi su incarico o insieme a Giuseppe Graviano, era mai capitato prima di quel momento, prima di quegli attentati in contemporanea a Roma e Milano, che qualcuno la incaricasse di spedire, diciamo, delle lettere che poi si rivelarono di rivendicazione sostanzialmente preventiva? No, questo mai. È per dare un inciso, tanto è vero che per fare l'attentato a contorno noi andiamo a cercare l'esplosivo diverso. Quindi non abbiamo mai messo la firma a telecom. No, ma il commissario l'ha chiesto se in altre occasioni diverse, no, mai, da questa, mai. Graviano le avesse mai dato delle lettere da imbucare? Mai, nessuna cosa criminosa. In previsione di delitti, di attentati? No, mai. Qualsiasi cosa criminosa. Un'ultima domanda, signor Spatuzza. In realtà è una richiesta di approfondimento su una frase che lei ieri ha detto, proprio citando il progetto di attentato ai carabinieri e dicendo che si inquadrava appunto nel colpo di grazia, nella trattativa, eccetera, eccetera. Lei ha detto le seguenti frasi. Si andavano a colpire non capitani o generali, persone che avevano fatto indagini, eccetera, eccetera, ma ragazzi di leva. Poi mi ricordo perché il discorso si è interrotto. A questo si ricorda di avere detto questa... Sì, preciso. Esattamente. Perché ha detto questa frase in riferimento, diciamo, alla motivazione dell'attentato ai carabinieri? Motivazione è che non era un nemico il capitano X o tenente X, cioè l'obiettivo sono carabinieri,
Poi, lei ha detto anche i ragazzi di leva che non facevano indagini. Sappiamo che là andiamo a prendere dei pesci piccoli, perdonatemi questi temi un po' sconnesse. Cioè, andare a cercare dei bambini quando ad esempio dobbiamo andare a cercare a qualche capoccione, quindi mi sembra una cosa più... Però il segnale era quello, carabinieri. Presidente, scusi, chiedo scusa per l'interruzione. Prego. Però mi ha contattato l'avvocato Cianfironi che si trova al carcere di Opera e vorrebbe entrare, però si trova in attesa da diverso tempo e quindi mi chiedeva di dare atto di questa cosa, che no, appunto non riesce tempestivamente ad entrare per la difesa del signor Salvatore. Beh, prendiamo atto di quello che lei dice, poi le ragioni ovviamente noi non lo sappiamo, ma comunque se dovesse accedere ce lo comunicheranno. Non abbiamo la possibilità qua di noi di comunicare, se non forse tramite la saletta, ma ci stanno ascoltando, quindi se c'è l'avvocato Cianfironi ovviamente si faccia accedere al più presto. Grazie. Ci avete sentito da Milano? Milano? Sì, signor Presidente, sì, appena arriverà l'avvocato Cianfironi lo faremo presente. Sì, se ci sono delle difficoltà vediamo ovviamente di risolverle in modo che possa accedere al più presto. Fermo restando. Va benissimo, grazie. Non era questo l'orario di inizio. Allora, avvocato del pubblico ministero, prego. Va bene, io non ho altre domande. Non ci sono altre domande. Forse c'è una domanda per il collega. Senta, signor Spatuzza, se non mi sbaglio, su domande della difesa del signor Bagarella, lei ha fatto riferimento a delle circostanze apprese da Bagarella da Mangano. Io mi sono appuntato questo dato. Lei ha conoscenza che... Presidente, c'è opposizione? Perché no, ancora non ha fatto la domanda. Appena la formula farà opposizione. Ascolti un attimo, vediamo. È a conoscenza della conoscenza di Bagarella con Vittorio Mangano per gli anni 92, 93, 94? Allora, su questo, avvocato Coppi, io c'ho posizione perché la difesa non ha fatto riferimento a Mangano. Però la domanda che sta facendo, sì, il pubblico ministero, se Spatuzza è a conoscenza di un rapporto di conoscenza, scusa la ripetizione, tra Mangano e Bagarella. Questa è la domanda. Su questa c'è opposizione? Sì, perché il presupposto della domanda del pubblico ministero ha detto, appunto, se non sbaglio, rispondendo a una domanda formulata dalla difesa... Ma la domanda che noi poniamo è questa, in ogni caso prendiamo atto della sua posizione, ma la domanda può essere posta. Allora, quindi Spatuzza, la domanda è questa. Lei sa se Mangano e Bagarella si conoscessero, avessero rapporti o abbiano avuto in quel periodo in concreto dei rapporti, degli incontri o altro? Cosa sa? Stiamo parlando di Mangano Antonino? Di Nino Mangano. Di Nino Mangano. Sì, Nino. Sì, che avevamo un rapporto. Abbiamo commesso anche degli omicidi assieme. Io, Mangano. Scusi, Presidente, prima credo avesse detto Vittorio. Io ho detto Vittorio. Allora, non ho capito io, scusate. Vittorio. Ah, no, mi perdoni. No. Forse mi ha portato fuori strada la domanda, l'opposizione dell'avvocato Coppi. No, si fermi un attimo, la ripeta perché allora mi sono distratto io. Si ha conoscenza di rapporti di conoscenza, frequentazione di Bagarella con Vittorio Mangano nel 92, allora, 93, 94. Allora. L'unica cosa che io so di un contatto, però non so se è avvenuto, e noi dovevamo fare una rapina in via Roma, alle poste di via Roma, quindi questa cosa la stava curando direttamente Bagarella. E Nino Mangano non era a conoscenza. Quando è stato arrestato sia il Bagarella e il Nino Mangano, diciamo che questa cosa l'ha gestita tutta il mandamento di Poltanova, che tra l'altro noi non abbiamo ricevuto nessuno, nemmeno soldi di questa rapina. Ma mi perdoni, Bagarella era un esponente di quale mandamento? Ma so in che, quegli anni? So che a Brancaccio faceva tutto quello che lui voleva nel mandamento di Brancaccio. Nel mandamento di Brancaccio, però io le volevo chiedere, Bagarella che c'entrava con Portanova, o meglio, per poter agire su Portanova, secondo peraltro quello che ci ha raccontato lei, doveva richiedere un'autorizzazione da parte del reggente, dal capo?
Ma indubbiamente a Brancaccio per noi Bagarella, diciamo, rappresentava il massimo. Non credo se la stessa cosa fosse per Portanova, e non credo. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Allora, andiamo avanti. Avvocato Coppi. Sì, in riferimento a questa ultima domanda che le ha fatto il pubblico ministero, non ho capito bene quale sarebbe la fonte della sua conoscenza, in riferimento appunto alla conoscenza con Mangano e Bagarella. Cioè lei era è stato direttamente presente, ne è sicuro? Lo ha sentito dire, non ho capito. No, Uzzu Franco, cioè noi stiamo gestendo questa situazione della rapina e là c'è un bel po' di soldi, quindi questa cosa la sta gestendo Bagarella per conto nostro, per conto della famiglia di Brancacci. Poi arrestarò a Nino Mangano e a Bagarella e questi, diciamo, hanno fatto tutto loro. Avvocato Coppi, prego. Sì, però non ho capito comunque la fonte della sua conoscenza di questa... Mi perdoni, avvocato, la fonte è Nino Mangano. Le volevo fare un'ulteriore domanda, se certo. Mi consente il Presidente. Prima, rispondendo a una domanda poco fa, ha fatto riferimento al Movimento Sicilia Libera. Vorrei sapere se il discorso relativo a questo Movimento Sicilia Libera è sempre rimasto su un contesto generico, o comunque se ci può precisare qual è la sua conoscenza in riferimento a questo episodio. Ma di quanto, o a questo contesto. Di quanto era generico nemmeno mi è stato a me consigliato di andarci, non sono stato spinto ad andare a partecipare, quindi io nemmeno ne sapevo parlare. So che al bar all'hotel San Paolo c'era questa manifestazione di questo partito, di cui io nemmeno ho partecipato. Comunque la sua conoscenza rimane generica, diciamo, rispetto a questo fatto. La mia conoscenza del suo... di Sicilia Libera. Sì, addirittura stiamo parlando di Giuseppe Graviano, è fuori, stiamo parlando mi sembra 93, fine 94, una cosa del genere. 93, primi 94. No, sì, prima adesso, adesso non riesco a collocarla nel contesto, però da parte mia, diciamo, non c'è stato nessuno input dagli altri di essere più partecipi. E per quanto lei sappia, il signor Bagarella si è mai interessato di questioni politiche? No, io non ne sono a conoscenza. Grazie, nessun'altra domanda. Prego. Ci sono altre richieste di intervento? Mi pare di no. Dai siti ci sono, ma lì aveva chi soltanto, no. Ci sono altre richieste? Nessuno? Quindi allora possiamo finire qui con l'esame di Spatuzza Gasp. Ah, lei voleva dire qualcosa? Signor Presidente, io mi scusi se per ieri per l'estenazione io ho avuto riguardo la protezione, ma sa, qua è il filo della mia vita. Se si spezza questo, caschiamo tutti. Vi auguro buon lavoro e che possa uscire veramente la verità di questo processo. Benissimo, e allora? Una buona giornata, grazie. Potete riaccompagnarlo, grazie a lei.